Allora, siamo di nuovo qua. Mi fa ridere che avete fatto un sacco domande in chat riguardo alla grafica e anche molti complimenti, ma tipo mi avete chiesto che, ma che cos'è che tieni in mano tondo una scatola? Effettivamente non lo so neanch'io, però si crede una scatola di cartone, perché di solito facciamo anche diversi unboxing. L'unica cosa che dovevate notare, che secondo me era straimportante, era uno, il sudore di Nick che è stato rappresentato, due, il paguro di Ciccio Gamer che è stato messo comunque all'interno della grafica. Merda! Magari ci arriva una denuncia. No, è solo la faccia che è sto copyright, perfetto, mi risulta. Sì. Ma poi non è un paguro quello, quello lì è un alapegno. Un alapegno, esattamente, un alapegno. Ma è bellissimo il disegno, raga. Beh, dobbiamo sono ringraziare d'accordo. Bernardo, se si chiama Bernardo. Mi pare di sì. Ma dai, se non si chiama Bernardo è una figura di merda. Sono d'accordo. Vabbè, comunque Bernardo, scusaci se non ti chiami Bernardo, ma grazie mille per la grafica, perché è stata veramente apprezzata. Io mentre ero un attimo in bagno, mi veniva da ridere, perché non so, mi hai lasciato in mente la figura. Gli occhiali? Quali occhiali? Ma tu da sempre hai avuto le lenti a contatto, ragazzo. No, ti ho ricordato? No, vai a prendere gli occhiali. Vai a prendere gli non occhiali. Non li hai mai avuti, Nick. Grazie mille, Ludoschia 93 per i 18 mesi. Grazie. Chiunque sia grandissimo, sia assolutamente. Ciao belli, ci starebbero bene delle maglie con quella grafica. È vero, non ci avevo pensato. Belle delle maglie con quella grafica. Comunque lo inviteremo presto. Lo invitiamo ospite, Bernardo o Bernarda. È nell'elenco. Magari è Bernarda. No, mi pare fosse un maschietto però. Ok. E comunque no, stavo dicendo che mentre ero lì in bagno Nick mi veniva da ridere, perché pensavo alla scena. Cioè non riuscivo a figurarmi la scena di te che fai l'indigestione con le uova di Pasqua. Poi so che non sei stato te. Giuro non sono stato io, però mi fa ridere che come l'ho detto sembra che sia stato io. È che mi immagino te bambino e che arriva tua madre incazzatissima che ti prende per un braccio e non riesco a immaginarmi bene la tua reazione. Cioè non riesco a immaginarmi se tipo no, te la immagini hai fatto benissimo. Tipo no è molto confusa. Io me la immaginerei come tipo un cane e un gatto che continua a mangiare la cosa che non può mangiare. Bravo, e lo strappa e lui continua a mangiare. Allora, perché erano le mie due versioni. Una versione c'era Rita che faceva così tipo mi colpeva, nell'altra c'era Rita che proprio arraffavi tutto e continuavi a mangiare. Non sei stato te, naturalmente. Confermo che non sono stato io a fare questa indigestione di cioccolata, okay. Ma una persona adulta all'epoca. Ah, ok. Ma io da piccolo mi mangiavo 3 vini Kinder alla volta. No, questo forse l'ho già detto. Sì, questo l'ho. Ma per la sorpresa. Però l'unica cosa adesso che ci stavo pensando, tu secondo me non piangevi come bambino. Non eri uno di quei bambini che piangevi. Io non ho mai pianto in vita mia. Sul serio? No, non è vero. Ah, ok. No, però tipo piantognola. Piango molto poco. Non piangevi così? E non mi ricordo. Piangevo. No, io quando andavo alla materna, okay, non ci volevo andare. Sì. Io mi attaccavo alla ringhiera prima di entrare, mi facevo trascinare dentro. Ho fatto la stessa roba la prima volta che mi hanno portato a nuoto, mi sono attaccato al muretto, mi hanno staccato a forza e mi hanno buttato dentro la piscina. Io sono riuscito a tornare a casa una volta così. Bravo. Mia mamma le manine erano fortissime. Ma... sì. Le manine fortissime, queste impugnature. Sono riuscito a convincere mia mamma a riportarmi a casa. Merda. Ed è stata una delle mattine più belle della mia infanzia, perché me la ricordo ancora. Ok. C'era il sole, era fresco, ma stavo fuori. Ok. Ed era tutto calmissimo e ho proprio percepito questa mattina, non alla materna. Mi dispiace, ma il ragazzo ha alzato la mano, aveva una domanda. Le chiacchiere erano per prima, adesso bisogna giocare, quindi tempo è scaduto, mi dispiace. Ultimissima cosa. Ultima domanda, vai, tieni per la prossima qual volta. È il tuo primo ricordo? Ci pensavo, perché io non saprei dire. Al momento il mio primo ricordo, ma forse l'ho già raccontato, sono... è perché secondo me li sto un po' perdendo. Però qual è adesso il tuo primo? Adesso il mio primo ricordo sono io perché effettivamente però in realtà è un po' dopo questo qua, di questa immagine della quella mattina alla materna. Sì, vabbè, non farla lunga, vogliamo giocare. No, io... hai ragione. Sono io in bagno. Ah, vabbè, ma tu che ti svegli ieri? No. Sono io in bagno, sì, e che leggo la scritta del bidet. Ok. E penso, forse l'ho già raccontato questa cosa, e penso, cavolo, ma io so leggere, non devo dirlo a nessuno perché sennò mi mandano alle elementari. Ok. E avevo questa paura che mi mandassero alle elementari perché sapevo leggere. Ok, questo è il tuo primissimo ricordo al da bambino. Sì, al momento sì, è il mio primissimo ricordo da bambino. Bello. E poi quando ero dentro la pancia di mia mamma. Veramente, sai che c'è gente che dice non di ricordarselo, te lo cagata. Giuro, dice che di ricordarsi proprio mentre nuotava. Non lo so. Il mio faceva stile o... No, non lo so, però allora, avevo sentito queste esperienze. Il mio primo è mio padre che proprio prende la carica e no, ha certo... no, non è vero. Comunque, prego, andiamo a giocare. Ma qual è il tuo primo ricordo? Mio primo ricordo
Allora, ce l'ho da sempre. Però non capisco se è un falso ricordo o è vero. Sono io, piccolino, seduto, cioè non avevo, gattonavo ancora, e sono sotto al tavolo della mia primissima casa e sto guardando il mio uccellino che mi avevano comprato. Okay. E sono imbambolato lì sotto al tavolo. Però penso che sia un falso ricordo. Comunque sono pericolosi. Però in ogni caso ho i ricordi della mia camera che mi faceva paura, perché non riuscivo ad andare a prendere i giochi in camera mia perché pensavo ci fosse un mostro, sì, tipo quello di Amnesia, The Bunker. Ed è per quello che stasera giochiamo. Ma aspetta, Frank, il primo ricordo. Io che giocavo un horror. Dai. Siamo pronti, vai. Frank è da commercialista. Va bene. Siamo pronti, immergiamoci. Immergiamoci all'interno. Vieni, cuffie, qua bisogna. Allora, questo gioco. Oddio, ma chi sei? Hai un'altra voce? Non sono un po' questo. Tanto devo cambiare la categoria. Allora, questo gioco è il quarto capitolo, se non ricordo male, della serie Amnesia. Non sono particolarmente collegati, insomma. Non pensavo particolarmente fan. No, in realtà il primo è il gioco con cui mentre facevo le mie live ho conosciuto Pingu. Lui ha scoutato, ho scoutato Pingu, Frank, con queste live. Frank, dimmi. Perché ha un controller Xbox? Perché così non sbagli i pulsanti. No, è proprio così che sbagli i pulsanti. No, è perché così quello che vedi corrisponde. Questo corrisponde. Ma non li so riconoscere. Ma fidati, problema alla luce, perché quando si era buio. È facilissimo. Vabbè, ma nel caso si può anche giocare facilitato. E se tutto va bene, se il trailer non mente, a un certo punto Nick avrà una pistola. Che figo. Che alla fine è il fulcro su cui tutto ruota per la vita di Nick nel mondo degli horror. L'avrò chiaramente soltanto nel prologo e prima. Prologo è all'inizio. Prologo epilogo. Nell'epilogo, nella modalità extra di gioco, zombie. Esatto, sarà chiaramente solo lì. Vai Nick, nuova partita. Allora, il gioco è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. È in italiano. È in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. Però il menu è in italiano. Nel senso, l'interfaccia. Devo è dire tutta uno dei menu più inquietanti, cioè quel buco lì, effettivamente non sai che cosa ci potrebbe essere dentro. Infatti, continua a sflashare. Sì. Non va. Però io nella vita reale ci entrerei. Cioè, ammetto che ci farei una capatina lì dentro per vedere che cosa c'è. L'ho sempre detto. Bello, però è un clapò bellissimo. Prego. Se c'è della cricca di sudore. È mia, perché ho dovuto giocare a Rocket League insieme a Nelson e Riccardo Fondini. Vai Nick. Il battito del Nick non ce l'abbiamo, mi dispiace. No, l'ho tolto perché. Ma tanto non posso dire che si notava poco. Sì, è vero. Però era figo, eh. Ma non andavi mai non sopra i 100 sopra, Ma fuori non è buio, è tutto acceso. No, adesso vado a spegnere. Ma non è tutto acceso, c'è una luce accesa. Madonna. Fai normale, vado a metterla. Dai, Nick, metti normale. Metti normale. Palle, va bene. Ma non è difficile, no, cosa fai? Non devi fare New Game Plus. Ma cosa stai facendo? Stai fermo. No, Game Pass. Cosa c'entra il Game Pass? Vabbè, non è avvezzo, ragazzi. Aspetta. Infatti, indicazione in direzione no. Movimento no. Beh, sottotitoli per non udenti, sì. No. Mira assistita. Oddio, forse meno se te la metti a cariola, Nick. No, vabbè. Basso. Fai basso. Ho messo il massimo. Vabbè, ok. E boh. Oscillazione dell'arma. Oddio, fai medio. E sì, soppa. Sì. No, beh, effettivamente ci sta un po' a mettere. Va bene. Protezione data dei nemici. No, ratti mansueti. Sì. Ratti. No, ratti mansueti no. Percezione dei nemici. Sto registrando. Cioè, non la telecamera qua, perché tanto secondo me Nick non ha più reazioni eclatanti. Ok. Sembrava giga sprecato. Ma dicono di aumentare un po' la luminosità, Frank. Tu dici sì o no? Sto giro è molto più buio lì, però, che qua. No, ma va bene. Ok, va bene. Adesso non esageriamo. Scusa. I ratti mannari. No, è che l'altra volta c'era l'HDR attivo e me ne sfanculava tutto. In teoria sto giro no, quindi. Ma si potrà iniziare un gioco così, nel mood? Se poi non vedete niente, mi dispiace. Ma questo spero che non sia collegato agli altri. Se è collegato agli altri siamo fottuti. C'è il... In teoria quasi niente. Più che altro ho scoperto che a un certo punto devi risolvere un cubo di Rubik. Non so se... Forse sarebbe facile. Una piccola sotto. Ma tutti... tutti abbiamo avuto il momento cubo di Rubik. Sì, ma non l'ho mai saputo risolvere. Leggere. Per sopravvivere a questa guerra ti serviranno due cose. La prima è un set base di abilità. La seconda è la dannata forza di volontà di fare quello che è necessario. Posso insegnarti la prima, ma la seconda dipende da te. Roy Main Jeopardy, Brigata, Terza Repubblica. Quarta armata della Terza Repubblica. Siamo tipo in un mondo distopico. Io chiudo la finestra. Oddio, bello. Mandate a cagare. Sei in trincea. Ho paura. Harry, mettiti al riparo.
Oh no, Harry, segui la linea della trincea, ti porterà al punto di... Oh no, Harry. Harry? Premi X per tirare... Cazzo, ma è... Ah, ma X, ma vaffanculo. Frank riesce ad abbassare un ciccinino, poco poco, eh. Sì, topissimo. Anche a me è un botto. Ha un botto. Cazzo. A Cariola, in meno. Vecchio, hai già la pistola. Review sposta... È sposta LS, qual è LS? Left stick. E cos'è? Che ti, come ti sporgi, scusa? Stai... No. RT spar. Bello. Cazzo, è già tutt'altro gioco, comunque. Eh sì. LB mentre ti muovi, LB è questo qua sopra. Qual è? Questo. Questo? Sì. No, questo non fa tanta paura, credo. Prova a correre dietro. No, prova a girarti e correre. Oddio. Vai, corri. Ok, top, okay. Questo sarà fondamentale, quindi mi raccomando. Rigirati. Prova a sparare. No, no. Come non prova a sparare? Però guarda, non ci sono colpi vedi, dentro. Vedi cosa ho fatto? Sì. Così mi sono sporto. Bravo, questo è fondamentale. Ma non ci sono colpi dentro. È vero, non ci sono colpi. C'ha ragione. Mick, mira. Mira e spara. Guarda, non sono, ci sono, è vuoto. Prova a sparare. Forse c'ha un solo colpo. Dai una sgrillettata. No, ma avrà un solo colpo. Ah, dici uno solo? Gli altri sono vuoti. Grazie mille Martina per l'abbonamento, grazie. Io non sparo a caso, Come faccio? Premi A. Quadrato. X. No, X. X. Ah. No, no. X o quadrato. Mi toglie l'arma. Ah. Prova di tutti. RB. Non li sta provando. Dai, Nick, però. Oh, un po' di flessibilità mentale. Ma li ho fatti tutti. Li ho premuti, giuro. Raga, è il meglio che abbiamo. Li sto premendo tutti. RB non l'hai premuto. Mi mira sul collo. Niente, è finita. Mi dispiace, non aprite quella porta. Allora, non no, dai, Nick, com'è possibile? Ti giuro, che sei già buggato. Li sto facendo tutti. Ma torno, prova tutto. Aspetta, dammi una... aspetta. Grazie mille a Boforse. Ci sta trollando. Se vuole bene, vi seguo da sempre su YouTube. Qui live vi becco quasi mai, ma bisogna sostenere il progetto. Bravo. Grazie mille, Boforse. Così si fa. Nick, però, dai, adesso con tutto il bene che ti voglio, Non so cosa dire. È il problema delle porte. Allora, no, fermi tutti. Io sto provando. Mamma cioè, mia. O c'è qualcosa da fare, tipo sparare, ma quel simbolino però, lì. C'è una rete, forse, che lo sta bloccando. No. No. Sparali. Prova a sparare. Spara la rete. Spara. Ah, non c'è, sparare, non c'ha giustamente i... Non hai colpi allora, no. Guarda dentro. Io posso guardare dentro, cioè, o devo guardare dentro. Prova a premere gli stick, Li ho premuti. Okay. Beh, è impossibile. O guardo dentro e mi sporto. No, non ti fa vedere dentro. Ah. Ma se tu non ci riesce cosa vince? Esatto. No, e il mio problema è che dopo, cioè, se faccio una gran figura di merda. Grazie mille però. Quindi non proverà mai. Quindi non può provare, Tono. No, prova, non so, non capisco. Ok. Attenzione. Non puoi usare il mouse. Incredibile. Aspetta, non è che devi mettere via l'arma. Ho già fatto. Ok, metto via l'arma. E fai RT. No, ha ragione Nick però. Assurdo. Fiu. Salvo Nick. Beh. Nick è salvo. Cos'è? Sono scemo io anch'io. Cos'è successo? Dateci qualcuno che sa giocare. Com'è? Va col mouse. Ma forse click non è mouse. Qua. Ma no, ma non sarà qua. No, c'è il simbolo. Prova. Vabbè, ma non vuol dire. Prova a fare un click con mouse. Stai fermo, Ton? Vai. Non ci credo. No, aspetta, sì, sì. Poi con essi quindi muovi il mouse. Interagisci con essi. Serve il mouse? No, no. Sì, sì. Si muove leggermente? No. Tieni premuto. Tieni premuto e trascina. No. Fai tu, prova tu, Ton. Tieni premuto. Esatto, e trascina. Con la visuale. No. Però col mouse. No. Posso provare, passa il mouse. No, senza mouse. Dai, no, gioca col controller. Mouse. No, non si può giocare controller e mouse. Ti giuro. No, dai. Sta trollando. Aspetta un attimo. Ecco, RS. Guarda. Ok. No. Qual è RS? Scusa, tu schiacci e poi muovi il right stick. Scusa, tu schiacci il pulsante azione e poi muovi il right stick. No, ce l'ho, guarda. Però effettivamente non è vero. Ma tu schiacci il pulsante. Quello che te. Come ha fatto a comprare la scritta? Cos'hai cliccato? RS. Vabbè, non ho mai visto un comando così. Iniziamo bene. Devi premere un pulsante. Vorrei capire quale, secondo me. E poi usare RS. Aspetta, ce l'ho, ok. Come hai fatto? Devi premere RT. Allora, premi RT. Te l'ho detto prima. E poi dopo. E puoi tirartelo. E poi usare. Ok. Abbiamo detto prima. Ma no, perché è il tastazione, va bene. Bah. Sì, così. Okay. Siete anche vabbè, ok, nel senso. Viaggio è lungo. Scusate. Ma è scomodissimo. Vabbè, cosa stai facendo? Volevo fare una prova, devo imparare.
Bravo, ok, bravo. Dai, vabbè. Ma erano le porte, saranno il nostro incubo in questo gioco. No, vabbè. Piglia tutto, piglia tasche. Ah, ok, perché tu prendi la roba e la fai. Ok. Non sono abituato, sono abituato a sparare. Ah, prendiamo munizioni. Ah, munizioni, vezzo. Dove sono? Ma come, dove sono? Minuto X per controllare quante munizioni ti restano. Neanche quelle. Minuto X. Cominciate a prendere anche quelle. Ah, bello. Un proiettile. Che non è, è già dentro? Cazzo, Nick, basta leggere. Eh no, capito. Ah, è RT carica proiettile. Esatto, bravo. Bello. Li prendi gli altri. Prendi anche gli altri. Opa. Io farei anche una prova di sparo adesso. Ma forse devi abbassare la sensibilità. Non era troppo veloce. Ma vedo che fa fatica. A far cosa? A muoverti. Ma no, mi devo un attimo abituare. Ok. È che è la prima volta che prendi. Ha parlato qualcuno. È vero, ha parlato qualcuno. Ha detto cazzo. Oddio, puoi anche spingere. Spingi. Merda, figo. Forse questo te lo puoi mettere in mezzo tra te e i mostri che ti inseguiranno. Boh, non ho idea. Andare avanti, Nick. Abbiamo soltanto 5 ore. Nick. Non vogliamo giocare. Mettevi liberi tutta sera. Sì, sì, ragazzi, prendetevi la settimana. Tutti sempre i soliti, guarda. Ah, ho trovato anche un gioco che è un simulatore di supermercato. Oh, era finito. Bello. Me lo porteremo. Sì. Cos'è che è finito? Era finito l'audio. Che audio? Ti premi LT. Ok. Ma è che è al contrario. Cioè, perché devo. Boh, vabbè. No, ci sta, è la mira e spari. Sì, però ti viene da fare con L, non con R. Invece con L prendi e con L lanci. Perché miri e spari. Bravo. Sì, però con L miri, con R spari. Appunto. No, qua è R, miri, no, L spari. No, perché con L prendi l'oggetto e poi lo tiri. No, lo prendi con R e lo tiri con L. Allora non hai ragione. Sono bagliato. Allora hai ragione. Oh, grazie. Ha vinto? Ha vinto. Ha vinto Nicola Sparuolo. Alleluia. Ti conviene saper correre. Ti ricordi che c'hai R, che puoi correre. Ah, no, devo accovacciarmi. Come fai a passare lì sotto? No, devi premerlo. No, Nick, devi premere l'S. No, no, è stato bravo, è stato bravo. Si è accovacciato. No, ormai non so più. Disperato. Io vi dico, è diverso dal solito, No, quello ci sta. Anche perché tu qua. Cazzo è? Munizioni forse. Non me lo. Puoi rubare lo già, ruba. Prendi tutto, prendi tutto. Okay. Vedi altre munizioni, caricali. Ruotare l'oggetto con questo. Ah, così te lo rigiri. Cioè con il paddino, ma che senso ha? Vabbè. Cos'era, un salsiccione? Così. Sì, infatti. Ma cosa stai facendo? Ti stai creando degli ostacoli te stesso. Voglio capire come funziona sta roba. Però fisica incredibile. Grazie mille ABCDE. Grazie mille per l'abbonamento. ABCDE. E sì, ho deciso di fermarmi lì. Oh madonna. Oh wow wow wow. Fermi tutti. No. Ok. Ok. Con calma, Nick, con calma. Ma da dove arrivano? No, no, è horror. Ci arriva, è proprio il prologo qui. Sono dall'altra parte, Nick. Ho capito. Prova a mirare, sporgiti come ti ha detto. Non mi devo sporgere, fanculo. Ma secondo me non li devi uccidere tutti, Nick, e corri. Bravo. Ma non li devi uccidere tutti, non è quel tipo di gioco. Finalmente. Lì, attento. Stronzo. Perché è comparso una paura? No, copia da qui, copia ad avanzare. Ma l'hai messa te. Ha fatto un gran trucco di magia. No, rega. No, non l'ho messa io. Ma questa è la puntata. Sì, vabbè, non mi passa più. Ma è la puntata? Perché? Come ho fatto a comprare con la paura? Giuro che non l'ho messa io. Nick, sei stato tu. No. Dai, sinceramente. No. Ma è una scusa. È quella della puntata. No, rega, è quella della puntata questa. Suggerimenti, mi hai premuto quadratini per verificare la gravità delle tue ferite. Ok. Sì, è stato una burlata del Nick. No, perché se la bevevo domani non si registrava. Questa cagata. Finita. No, l'avevo presa perché. Per raffreddarmi la faccia. Ah, ok. Potevi prendere la busta di Pisel. Dovevo prendere la busta di Pisel. Cosa stai facendo? Sto cercando di ambientarmi, tonno. Entra dentro. Non mi chiami mai, tonno. Come ti chiamo? Che cazzo fai? Come ti chiamo? Ma non mi chiami. Oddio. Ma vecchio. Non ti chiamo, ti chiamo sempre. Comunque non si è mai visto un come posso dire, un soldato nelle trincee così tranquillo di esplorare. Ah, perché ti ho detto, prendi un altro straccio e premi per accedere alla scatola di inventario. È complicato, madonna. Vabbè, no, devi un attimo anche captare. Combina. Vabbè, combina. Combina. Ah, perché X è qua. Esatto. Oh, che palle. No, no, Nick, devi prenderla. È una palla perché è tutto scombinato. Per ora noiosino. Sì, dai il tempo di fargli, devi fare due passi, poverino. Premi L per un oggetto, premi R per usarlo. Vai. Vai. È che è il tutorial, siamo ancora al tutorial. Bello, bella animazione del ventre. Ma cosa si sta bendando? Il ventre, ok. Sì. Beh, poverino, si è fatto male. Prendi la sega. Vai. Ah, la puoi prendere veramente? Sì, figo, bello. Poi la prendi e la lanci.
Ah, è vero, beh, quella è una grande arma. Che cos'è? Vai là. Bam. Merda, morto. Io continuerei qua, covacciati. Oppure salta. Sì, vabbè. Forse abbiamo fatto male. Ui, roccala delle granate. Sì, vabbè, ma qua Come la uso? Mi dire che devo andare nell'inventario, sì, perché non mi passa più. Estrai, fai A. Ok, non la userei adesso, se posso consigliarti. Ah, figurati, proprio ora che l'ho usata. Sei sicuro adesso? Anche perché si apre uno scenario. Secondo me si spinge, Nick, adesso con tutto il... No, è che non me la fa, non me la fa aprire, è chiusa. Come devo... Ah, dici che sgranare. Devi sgranare. Ah, bah, prova a sgranare. Può essere, effettivamente. Vai, sgrana. Ciao! Sei sicuro? Sì, sì, può essere. Ho sgranato. Bravissimo, bravo Nick, ci sta prendendo la mano il ragazzo. E guarda che puoi correre con questo. No, è l'altro. Vabbè, è l'altro, ok. A te. Ehi, belli! Per chi non avesse capito, questo è un tour 360 delle trincee durante la Seconda Guerra Mondiale? Sì. No, penso prima. Per farvi rivivere quel momento. No, cappellino, vai via. È un elmo. Bagaglio. Vabbè. Attento ai nemici. Aspetta che infatti... Oh, vecchio, vecchio, attento al bomber lì. No, volevo ricaricare. Solo che è lunghissimo da ricaricare, non ti passa più. Devi essere bravo a gestire. Oh, perché hai solo due colpi, si è messo malissimo. Lo so, li ho usati tutti inizialmente. Monta la, la baionetta. Ah, vecchio, lì c'è l'esplosivo, fallo esplodere. Ma che palle, non mi va di usare i miei colpi. Magari potevi lanciarci contro qualcosa. Non è andata. Mai un colpo, Nick. Guarda, guarda. Vai dentro l'abisso. Bello però. Fatto molto bene, figo. Feintes, Tuk! No, attento una granata, ha detto una granata. Ah, attento. Scusa, avevo capito, avevo capito che ti vengo a prendere. Ti stavo già per culo. No, vecchio! Attento. Attento al gas. È gas. No, 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 no. Via, via, devi correre dall'altra parte. Nick, dove corri? Non corri okay, dietro. Okay. No, no, corri avanti, corri avanti. Vai, vai, fregatene, fregatene. Mi ha preso. Devo scappare prima, ci sta. Secondo me è una cosa che ti doveva succedere per forza. Mi viene da dire. Ah, bravo. Vedi questa, veloce, veloce. Non osare morire qui, Henry. Usciremo da questo inferno insieme. Grande Lambert. Così impossibile, però. Comunque, ne ho giocati i giochi di guerra. Bello. Non è stato fatto male questo prologo. Bellissimo. Mi ricordava un po'. Questo si chiama The Bunker. The Bunker. Pensi a tutto lì dentro. Può essere. Non ho letto. Ecco, ti è accontentato? Ah, il destino è un gran bastardo. Quindi stanotte sono di pattuglia. Se la vi. Se la vi. Se la vi, sì. Ehi, Henry. Henry. Qualche anima buona che fa un riassuntino del gioco. Non è successo niente. Nulla. Eravamo semplicemente in questa no, trincea nemica. Siamo un soldato. Questo è un flash francese. Siamo un soldato francese, amico di Henry. Henry è il nostro miglior amico. E ora stiamo vivendo un sogno. Forse è un loop. No, hai no. buttato via i colpi. No, no, era finito, io. Era finito. Ma come era finito? A sto punto lancia la pistola, cioè. Ha buttato via i colpi. Perché era il boss, l'ho finito. Non lo so. Comunque Robinia, ottimo riassunto. Grazie. Ma poi dove sono finito, scusa? Ah, top. Che cosa? Boh, è un bengala. Capisco se stiamo già vivendo il sogno. Grazie mille, Brunelli. Grazie, Sonia. 32 mesi, madonna, grazie. Sta scolando. Henry. Ma non ho capito se siamo noi, Henry, o è il nostro amico? È il nostro amico, Henry. Henry? E Lambert? Noi siamo okay. Lambert. Sei tu? No, me no, sono no, malissimo. Sempre Lambert. Guarda come il collo bevi questa, poi ti porto fuori di qui. Manco, non penso sia no, vivo. No, Lamberto. No, no, tu Lambert sei era un gran... No, no, no. Quello è Henry. Ah, va bene, no. Henry? Henry? No. Niente, finito. Se lo sta caricando in spalle. Nella prima guerra mondiale hanno iniziato ad usare i lanciafiamme. Magari li avrai anche tu. Però anche un bel aeroplanino. Ah, vedi, c'è un suggerimento di Steam che ci porta a Robinia che dice tieni le luci accese a tutti i costi e cerca di sopravvivere. Ok. Henry non riesce a camminare. Cosa che devo fare, scusami? Devi tenere le luci accese. Non te presto. Ti porterò al sicuro, tu aggrappati a me. Questo mi ricorda molto 1900... Ah no, pensavo il film, quello di Mel Gibson. Ah, Oxo Ridge.
anche dai, sì, è vero che lui va a prendere tutti i nemici. Se vuoi anche un po' 1917. No, Snail. Schnitzel. Anche io metto la schnitzel. Harry, ci hanno trovato. Corri. Oddio. Tiro le tre e basta, lasciami qua. No, no. È morto, no, Rick. Niente, bisogna ricominciare tutto il gioco da capo. Peccato, game over. Ma no, merda, dovevamo farlo. Sì. Ma porca miseria. Mi spiace. Ma stavo correndo e basta, cosa devo fare? Lambauto. Cazzo, non è riuscito a fare due passi. Ora dovrei farcela con le tue sole forze. Impara, adattati, sperimenta e sopravvivi. E suda. Mi piaceva. Suda però, come mai nella vita. Era simpatico, aveva detto delle battute fondamentali. Sì. Lui. Morte davvero soldato. Io esigo il counter dei morti anche qui. No, ma era scriptata questa morte. Palese. Beh, perché lui ora dovrà un po' sfasare. Tu sei Henry. Adesso arriva il curatore. È già morta una persona in questo gioco. No, secondo me non vedrai nessuno. Anche secondo me. Come è uno di quei giochi in cui nessuno. Non vedi mai nessuno, ma sei tutto il tempo un'ansia incredibile. Ma magari non c'è nessun nemico. Esatto. Sarebbe magari figo. È tutto nella tua mente. Sei dentro un'infermeria. No. Ok. Guarda, mi raccomando, i materiali, perché metti che trovi delle bende, dei Game Boy, non si sa mai. Salvato, buon, ci vediamo domani mattina. Esatto. No. Bella l'atmosfera, però, devo dire che mi sta ispirando un botto. Sì. Allora, tutte ancora le note che raccogli possono essere visualizzate nella finestra notte del tuo inventario. Sì, vabbè. Mamma mia. Dopo gli eventi del 9 luglio è stato necessario sottoporre il soldato Clement a trattamenti medici. I suoi effetti personali sono conservati nella stanza degli armadietti. Il paziente si trova in un debole stato comatoso. Risponde agli stimoli, ma solo per brevi periodi di tempo. L'ultima volta che si è svegliato ha dichiarato di non ricordare i recenti eventi. Sembrava avesse problemi anche a ricordare il suo stesso nome, probabilmente a causa del grave trauma cranico. Continueremo a tenerlo sotto osservazione. Se entro una settimana il suo stato non sarà migliorato, suggerisco il trasferimento a Saint-Étienne per ulteriori accertamenti neurologici. Ha avuto un'amnesia. Ma il dottore, non dottor ha detto il dottor. Ha avuto un'amnesia. Avevi rotto le palle. Va bene. Finito. Oh, come le apri agile le porte. Questo, adesso ho capito il metodo. Ma c'era un buchino lì giù, c'era un topino secondo me. Sì. No, lì giù. Saint-Étienne. Lì giù. No, a destra. No, gira dietro di te. Gira. Lascia perso. Ok. Perché far leggere il tondo? Perché finché se no non vi legge niente. Il buchello. Ah, era il buchello del menù. È passato un topino che non abbiamo visto. Ah, attento perché hai messo i ratti rivoltosi. Ricordi delle impostazioni del mio tempo. Ma non c'era più la pistola. Era ratti mansueti. No. Non hai messo i ratti mansueti. Vabbè, comunque le luci sono accese, quindi... Vacchio adesso. Io ho sentito un bus. No, ma ancora ci sono... Sai una cosa? Io non vorrei che tu comunque con le porte debba essere veramente veloce. Io non è il mio gioco. Non è il tuo gioco. No, effettivamente non è il tuo gioco. Ah, una bella torch. Una torch. Tira fuori la torch. Ma che torch è? Ma va là, fighissima. Premi attenzione. Che due palle. Ah, ecco la dinamo. Ma va, cagare. Ma esisteva veramente così? Che figo. Io questo devo fare. Ah, beh, un po'. Però secondo me la potevi caricare anche meno. Sì. Dura niente. Ah, no, dura abbastanza. Ok, un'altra nota. Sono in uno stato di agonia. Paralizza il mio corpo, imprigiona la mia mente, fa sanguinare la mia anima. Che cosa ho fatto? Che cosa? Immensa. Oh, finalmente anche loro immensa. Stanno servendo il pranzo. Il solo pensiero di mangiare mi disgusta. Non è un fratello lui. Ed Eric Lehmann. Non è un fratello della mensa. La sopraccia hai lasciato qualcosa? Sopra lì, vedi che c'è una roba che la porta. No, là sopra, nelle scatoline. Guarda là sopra. No, vedi che c'è. Ah, no, forse non c'era niente. Piattino di merda. No, niente. È un portacenere, penso. No, non c'era niente. Scusa, Nick, ho sbagliato. Questo non si può aprire perché è sbarrato, ok. A meno che non spariamo al lucchetto. Ah, giusto. Non c'era pistola. Non c'è niente, Nick. Mi spiace. Ah, no. No, perché stavo pensando. Magari c'è qualcuno dentro. C'è una chiave inglese che puoi sparargli contro, ma no, non credo. Prova a sparargli un pacchetto contro. Perché continua a dirci che siamo Henry. Noi siamo... Non siamo Harry noi. Tutta la chat dice che siamo Harry. Ah, siamo Harry. Ok, io pensavo che fossimo Lamberto. No, perché Lamberto la... Vabbè, ma cambiamo. Aspetta, Nick, prima c'è la luce accesa in fondo. Infatti. No, da dietro la porta. A sinistra. C'è la porta, Nick. No, non qua. Nick, la porta. Sarà una serata molto lunga. Esci, c'è una porta. No, dietro di te, Nick. C'è una porta. La chiudi, esci.
chiudi la... Ok, ancora acceso, no, no, che va a posto. Fammi vedere quanto illumina, illumina la tua torcetta. Tipo niente. Ma oddio, no, vabbè, dai. Ma no, ragazzi, avete armato con uno yo-yo questo. Poverino. Faccio parte del cronometro. Una cartolina. Okay. Piglia su tutto. Minchia, cos'è? Il fatto che recuperi vengono una finestra del vento. Sono già alta voce lo sento. Io. Va bene. Io. Da andare peggio. Sì, no, questo si fa in 5 ore di gioco controllato online. Si può pretendere. Oddio, perché? Ma dietro è completamente buio adesso. Ma infatti. Vai lì dalla porticina. Apri. Oddio. No, sono dei cadaveri putrefatti. Sì. No, secondo me è bruciati. Questo. E infatti c'è la tannica di benzina. Fai luce lì dentro. Sì, fai un po' di luce, please. Che è una palla, devo ogni volta caricarla, Ma sempre, devi sempre fare questa cosa qua. Sì. Ci sto. No, la puoi stoppare un po' prima, devi tutte le volte. No, perché dovrebbe tenere il filo. Ma tira sempre attiva. Va bene, ma infatti... un po' si spegne tanto. Ma poi fai. Vediamo anche. Ah, cazzo. Forse meglio chiude. Ma sì, tu chiudi. Insomma. Però guarda che secondo me ti dura un pochettino sta torcetta. Usa RS, mentre non getti in mano possono essere... Ah. No, Nick, la notte. Rega è lunga stasera. Non è facile. Stasera è lunga. Per prendere un foglio l'ha tirato su. Corpo del sergente Reinhardt. Lacerazioni multiple, che tutta la è ridotta a brandelli. Tutte le costole rotte che hanno spaccato ripetuti colpi di corpo. Chi avrebbe mai potuto fargli una cosa del genere? Forse una bestia. Una di quelle. Ma ti togli sta sedia dai coglioni. Aspetta un attimo qua. Intanto sento la mia famiglia. Gli dico che non torno più a casa. Mm-hmm. No qua. Minchia. Bello però l'ambientazione bunker. Figa. Qua è chiuso. Guarda, io sono un po' contento che sia chiuso. Sono un po' contento che sia chiuso, devo dire. Dici? Usare la sedia per salire nella botola, ci hanno detto. No, sembra molto. Bella idea. Tu mi raccomando, tieni tutto al buio, Nick, perché ci piace. Che cazzo fai? Uè. Io mi sono già perso. No, io ce l'ho in mente la mappa mentale. Ah, la stai provando. No, secondo me è una cagata. Sì, è una cagata. Sì, sì. E invece, fine del gioco era così. Esatto. Sei riuscito a scappare dal bunker. Sei stato intelligente. Ma ci sono sta roba dei topi. Ma cazzo, però devono essere i topi belli grandi. Se fanno veramente. Ma cosa sono? Non sono topi. Degli istrici? Delle lontre. Degli ori. Aspetta, cosa c'è di sotto rosso? Sangue. No, che sangue. Sì. Andiamo. E là. La luce è spenta, Nick. Accendi la torta. Tanto è morto. Ma che ne sai? Accendi tu, yo-yo. Ehi, Harry. Ah, sì, siamo noi. Siamo rimasti una bella paglietta qui sotto. Gli ufficiali di merda sono fuggiti facendo saldare l'uscita alle loro spalle. Ma sta fumando prima di... Vabbè, l'ultima sigaretta. Cazzo, fagli fare quello che vuoi. Cioè, esatto. Se vuoi andartene di qui, devi riaprire il passaggio con l'esplosivo. C'è della dinamite nell'arsenale e la maniglia per farla detonare da qualche parte giù agli scavi. Trova queste cose e forse potrai farcela. Oddio. Quella cosa sta venendo a prendere. Ecco, prendi quest'arma. Sì. Come finisci? No, mi metti col proiettile, stronzo. Preferisco morire per mano di un fratello piuttosto che di quel mostro. Ah, quindi lo devi uccidere. Ci sono delle munizioni al ripostiglio, prendile. Fallo, ti prego. Potevano metterle in francese il doppiaggio. Effettivamente dire. Sì, ci sta. Tanto. Le nutrie dicono. Dov'è il ripostiglio? Sarà questo? Pantry, la dispensa. Non fa. Sì, vabbè. Merda, pesissimo. Tu ora non hai nessuna munizione. Senti la luce. No. Preparati perché mi sa che questi colpi non li useremo per lui. Carica l'arma, carica l'arma veloce. Tira fuori l'arma. Carica subito. Come si caricava pure? Mica, come fa da solo con la bocca? Uscivo a terza. Infatti ho detto, ma come cazzo fa? Ma due colpi uno lo devo usare per lui, ma... Ogni scatola è un colpo. No, infatti lo lascerei agonizzante, raga. È brutto da dire. Ci ha pensato il ratto.
Lo devo ammazzare? No, no. Aspetta. Pesissimo. Che è finito. Che gioco qua? Ma non siamo adatti, forse, mi viene da dire. No, allora, Amnesia è l'horror. Ne ho fatti pochi, ma è l'horror più pauroso che abbia mai fatto. Addirittura. Non è possibile. Il primo Amnesia è una pura fottuta, proprio. Ma dai. No, ti giuro. Però per adesso, cioè, è fatto bene. Sono poi gli stessi di Soma. Vai a prendere lì sotto qualcosa. A carne. Beh, cos'è il suo cuore? Ho fatto un petto di Paul. Fatto su un pettino di Paul. L'ombra di Nick è più spaventosa di quei mostri. Ma se stai pronto a puntare, ma perché non stai mirando? E bisogna capire in quanto vengono giù. Le chupacabras. Perché magari vengono giù in poco. Viene a dire che dal buco non ci passi vicino. Accendi la luce. Lentissimo. Oddio. Vabbè, noi nel momento in cui caricheremo questo yo-yo ci sta chiusa, forse di togliere l'arma per aprire la porta. No, è chiusa. Sei sicuro? Sì. Prova a spingere. Non va. No, però vedi che si muove. Strano. Ah, vabbè, ma posso spaccare quello palesemente. Cioè dici sto spegnendo la luce. Ah, bravo. Cioè, io non l'avrei mai fatto. Pensavo fosse bloccato. Accendi la luce. Sta spegnendo. No, Nick. Nick. Mai fare. Nick. Questi qua, secondo me, girano solo quando c'è buio. Ma vecchio. No, allora tu questa luce la devi tenere sempre accesa. Sempre, ragazzi. Adesso abbiamo una mappa. Mappa fondamentale, valla a vedere. Fammi chiudere qua. Questa cosa. Ah, aspetta, perché tu. Non so se è una buona idea, però. Sì. E se poi te lo trovi qua? No. Beh, si mette lì No, il problema è che saremo lentissimo nell'aprire le porte, chiuderle. Sì. Ma siamo fottuti. Ma tu mi pensi allo discorso porte. Perché hai trovato il carburante. No, ma non ce la farai mai io. Cioè, accendi la luce. Accendi il Beyblade qua. Facciamo io adesso lo lancio. È finito. Piglia tutto. Quando vi occupate dei soldati deceduti, per favore controllate il retro delle loro piastrine per verificare che non ci siano messaggi, simboli, codici degli armadietti. Tutte queste cose vanno rimosse e pulite prima che le piastrine vengano archiviate. Okay. Però ti ha detto la cosa sui codici, che secondo me potrebbe essere importante. Bobby Battiste non c'è Battiste. Niente. Battiste. Ok. La macchina cosa fa? Niente. Okay. Niente. Guarda la mappa. Vabbè, ma ci abbiamo tutto qua. Abbiamo un deposito. No, okay. Metti il carburante. Usa questa cassa per conservare oggetti nel tuo inventario. Sì, metti il carburante. Adesso non ti serve. Esatto. Tanto qua ci torniamo. Comunque. Sì, metti il carburante. Perché tanto ci puoi tornare qua, Nick. Tieni il cuore. Però sì, il carburante lo metterei, bravo. Ma il cuore cosa ci facciamo? Ma no, è carne, magari ci serve per curarci. Io la terrei, non si sa. Con la carne, sicuro. Ma è più probabile la benzina. Con la carne. Guarda il... Sì. Noi siamo lì, siamo dove? Il puntino rosso. Secondo me siamo il puntino rosso. Sì. Questa è la mappa principale, ok. Poi man mano si aggiorna. Puoi fare zoom con RT Nick. Ok. Cazzo, ma questo vuol dire che ce la dobbiamo. Noi siamo lì. Di carta. Aspetta. No, ma non serve fare la foto, ma va. Ma non serve. Aspetta Nick. È difficilissimo comunque. Serve. Che due palle. Okay. Guarda. Ok. Allora, Joubert Blanchet. Tu ora sei in infermeria. Dell'Ile Fournier. Mi fa ridere che per farlo in italiano hanno appiccicato del testo sopra brutalmente. Vabbè, però si capisce. Più chiaro. Va bene. Vabbè, tanto adesso non sappiamo dove sarà. No, non sappiamo. Ci aveva detto dove andare. No, io tengo la mappa sotto. Accendendo questa lampada. Salvi i progressi. Ok, accendi la lampada. Ok. Oh, merda, che bello. Un po' di luce, cazzo. Nei fogli di Junik, i giornali non erano interagibili. Quindi i giornali sul tavolo. No. Ah, ok. Allora andiamo. Niente, avventuriamoci. Questa è una finestrella per... Sono anche le indicazioni, dai, andiamo. Facilissimo, dai. Easy peasy. Lui però mi ha detto dove devo andare, Dove t'aveva detto? Il bomberello, non mi ricordo mica. Il bomberello. lì c'è da prendere un foglio. Vediamo qua c'era scritto. Aggiornamento tutto il personale medico e mortuario. Il problema dei ratti non è affatto migliorato. Non solo continuano a brulicare sopra ogni cadavere, ma adesso stanno addirittura arrivando anche in presenza di feriti. Per questo motivo deve essere messa in atto una nuova regola. I corpi di tutti i soldati deceduti devono essere bruciati. Ah, ok.
comunque Messer ci dice che la benzina è per il generatore. Quindi immaginavo. Forse serve portarsi dietro una tanica. Ma no, perché? Okay. Tanto puoi tornare tanto qua quando tornare. Ti pare. Ah, tu dici però. Se lo scopri, torni qua. No, vabbè, ma chi se ne frega che ti è caduto dietro il disco? Po'... Ma non sarà penso... una serata lunghissima. Merda. Saranno almeno 4 live per questo gioco, minimo. Mi scusi, può uscire da questa stanza? Non, è non voglio uscire. Ah, perché non vuoi? Ok, vabbè, se non vuoi posso capirti effettivamente. Io non giocherai mai questo. No, quello neanch'io. Ah, eccolo il generatore. Ah, forse sei c'è un tizio, c'è un signore. Poi se il generatore riempiendo il carburante tirando la leva. Ok, eccolo che dobbiamo fare. Quindi devi e cosa ci facciamo però? Aspetta, parla col signore. È morto. Ma chiedi, magari no. No, io lo vedo abbastanza vivo e vegeto. No, non è vero. No, sta male. È Freelux. Freelux ah, i codici, grande. Segnati. No, ma c'è scritto 9, che te lo mette nell'inventario. 5, 9, 2, 6. No, ma lo mette nell'inventario. Ho capito, però è più comodo. Guarda il generatore. Ah, vabbè, top, un altro. Ci sta. Cos'è quello? Un orologio? È un orologio da tasca. Ok. Ah, da cronometro. Lo sincronizzi con il generatore. E minchia. Così sai quanto tempo hai prima che vada via la luce. Bellissimo. Merda. Bellissimo. Se li studiamo veramente bene. Amnesia proprio bello. Madonna. Ok. Devastante sta roba. Niente. Allora. Hai capito come si usa? Sì, guarda, ce l'ho anche qua. È lentissimo. Effettivamente sì. Guardalo da vicino. Quindi, però scusa, tu adesso... No, prima dovrai versare... la benzina. Versa la benzina. Oddio. Sì, prima non saltiamo in aria. C'è per Xbox, sì. Lo trovate sul Game Pass. Confermo. Infatti non l'abbiamo pagato. Mettiti il carburante. Ok. Tutto bene. No, mi sto prendendo le scorciatoie, guarda. Così adesso ce l'ho comodo. Ok, Ale, stai imparando, bravo. Ah, ok. Ci sta, questo. No, te le imposti proprio. Ah, te le imposti, ok. Basta che te le ricordi. Non te ne ha messo. Sicuro tireremo fuori. Ne ha messo pochissimo, mettine di no, più. No, vai di più. Hai fatto un quarto. Sì, un quarto. Io capisco, quello abbiamo. Ah, ok. Ah, cioè basta, era finito? Sì. Ok, allora attiva la maniglia. Se vuoi ci posso mettere anche un altro coso. No, va bene. Ce ne abbiamo altri tre? Ma allora, intanto proviamolo. Va bene. Ok, tira fuori il cronometro. Ah, ok, allora, qua abbiamo già, il tempo. È già partito, ok. Ok. Vai, corri adesso, Nick. Dove vado? Corri. 10 minuti? Boh, corri. Devi andare. Vorrei vai, una pistola, corri, però. Dopo la riselezione. La corda per le grandi occasioni, tienilo. Oh, rega, effettivamente. Ah, non si può prendere niente. Quello prendilo. Però. No, ma dopo, dai. Ma mettiamocelo ora, scusa. No, ma è il primo tentativo, però. Non sai, magari scopri che. Se all'inizio non saprai bene dove andare, immagino. Forse. Però lo giocherei solo in compagnia, sì, capisco. No, io volevo scaricarlo a caso, poi ho detto, no, vabbè, non lo scarico perché non ce la farei mai. Vieni qua? Sì, vai di qua, vai. Ah, non si ha. Ah, serve un codice sopra, vedi? Ah, un codice sopra. È quello di prima. Passami quello di prima. Era 5. Guarda negli appunti. 5, 9, 9 2, 1. 9, 2, 1. Boh. Qualcuno ce lo scrive in chat? Però no, ma c'è negli appunti. Ah, ok. No, ma Nick, andavi su. Ah, me l'avete detto 5. Ma vai 9, su. 1. Ok. No. Non era 5, vai negli appunti. 5, 9, 2, 6 dicono. Ah, scusate. Ah, 5, 9, 2, 6. Però una cosa, Frank, la memoria sei forte. Adesso gli appunti nel gioco. Ho capito, però. Ok, top. Vada. Let's go. Richiudi. Richiudi che così dopo vediamo se entra qualcuno. Ma no, secondo me non entra nessuno. No, questa è la stanza safe. Questo è sbagliato in modo diverso. Usa l'ingegno, il cervello, sperimenta. Se credi che una cosa sia possibile, forse lo è davvero. Che figo. Bello. Ok, dove dobbiamo andare? Dove vuoi? Vai. No, dobbiamo andare in un posto preciso. Che però chi non ricordo. Ma sei sicuro? Sì. Veramente? Cioè il tizio ci ha detto... Sì, è vero, è un topo che allena contro tartaruga, esattamente lui. Che dobbiamo andare in un posto per prendere la dinamite, per far esplodere... Ah, nell'arsenale. Ah, ok, allora andiamo all'arsenale. Sì, dai, palesemente. Luce. Luce, signori, e via che si va! Let's go! No, sempre dritto, vabbè. Direi. No, sempre arsenale sì. Quello che cos'è? No. Quello lo puoi attivare.
perché no, è il generatore. Però Arsenale a sinistra, Nick. A sinistra. No, Nick, Nick, ah. Arsenale sinistra, lì, dritto. Non è mai stato bravo con le indicazioni, Nick, però c'è da dire. Okay. Qua c'è la leva, ok. Attiva la leva. Quanto tempo abbiamo? Vabbè, ci guardiamo. Dopo ci guardiamo. Ah, è lì l'Arsenale. Oh, siamo arrivati. Oh, ma sta per scadere, Nick, velocissimo, velocissimo. Vai, 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 vai. Blocco di emergenza. Ok, blocco di emergenza. Qua dentro cosa c'è? No, Nick, la luce. Ho paura. La luce. Attiva la luce, Nick. Ho paura. Attiva così vediamo. Esatto. Lì in basso a destra cosa c'è? No, c'era una roba che si sbluccicava. Nick, no, l'ho presa. Ah, gas. Ah, lo facciamo esplodere, sì, giusto. Vai, vai, sì, ottima idea. Bravo. Sì, facciamo esplodere. Sposta forse l'altra, ok. Madonna. Dici che esplode con un proiettile. Sì. Questa è una cosa solo da film d'azione. Fatto. No. No, sta uscendo il gas. No, sta uscendo un merda. E ora? Forse bisogna sfiammare. No, raga, forse no. Dici abbiamo che fatto adesso... una stronzata. Ci vuole del fuoco. Ma ci vuole, dici, del fuoco? No, oppure ci serve il tempo, raga, roba? Finito il tempo. Niente, via. Niente. Oh. Stato bello. Ottima gita. Vabbè, oh. Prossima volta ritenteremo e tanti salva. Saluti. Salva che abbiamo fatto progressi, Nick. Però, ma era pesissimo questa roba del tempo col generatore. Cioè, diventi proprio... Cioè, più che altro, li finisci veramente in fretta. Stipa il generatore di benzina, Nick, al momento. Però posso dirti una roba che stai sbagliando, Nick, vai. Senza essere presuntuoso. Beh, corri, lo sei, corri pochissimo. Perché ma corri? È che non, sto ancora prendendo le misure, non è facile. Però, cioè, tutto questo gioco, secondo me, si basa sul fatto che devi essere veloce nel comunque provare a farlo. Finito. Allora, diamo solo questa merda di casa, ma cosa? Ma vogliamo fare una prova? Vado fuori senza generatore, vediamo cosa succede. Ah, perché tu vuoi toccare con mano il pericolo? Sì. Vabbè, effettivamente. Un po' ti capisco. Oh, prova. Chi gliel'ha detto che per forza serve la luce? Pare che qua la luce c'è. Ma qua eravamo, non siamo arrivati da qua. No, dall'altra porta. Che mi viene da dire, senza luce, secondo me... Non duriamo molto, eh. Secondo me. Perché tu vuoi trovarti davanti delle cose. Ma vorrei capire di cosa stiamo parlando. Che secondo me prova saranno... meglio quella porta. Non vorrei vorrei capire di cosa stiamo parlando. Oddio. Mavez. È la fine. Hai trovato un nuovo obiettivo. Gli obiettivi sono sulle mappe. Le note contenenti obiettivi sono messe. Ah, ma tu la mappa ce l'hai, mi sa, No? No. Cioè, devo andare la mappa è quella nel bunker. Esatto. Ah, ok, ok. Sì. Paura. Magari non è ancora giusto. Quando, cioè, riprova quella porta là, perché mi sembra strano non si aprisse niente. Voglio tornare a casa. A parte che lì di fianco c'è una porta che puoi aprire. Fammi tornare un po' a casa. Ok, ora sto bene. Sì, ma Nick, non possiamo passare la serata così tu nascosto nel bunker. Cioè, mi salvare. L'hai dominata, però mi sembra. Guarda la mappa. Guarda la mappa, è vero. Mi ha messo quel bottoncino lì. Deposito. Ah, ok, deposito a missione. Però come ci arrivi? Ci arrivi. Possiamo che lui esce dove, lì. È dove abbiamo preso il coso. Sì, cioè va giù. Va bene. Sì, sì, va bene. Però io non sto capendo dove devo andare. Secondo me devo andare nell'arsenale. No, io andrei lì dove ha messo il segno. Ah, uscita. Basta, fatta. Dove sei stato adesso? È vero, dove sei stato. No, vai dove c'è il segno. Sì, anch'io andrei dove c'è il segno, il problema. Ma è dove siamo appena stati, No. Sì. Io comunque non sprecherei adesso il... Generatore, tu dici. Generatore. Allo stesso tempo, però, uso lo sto Beyblade. Non è andato per un motivo. E qua? Esatto. Sì. Piano piano. Qua sinistra, lì. No? Ma è sicuro che non ci sia niente là dentro? Ma è giusto qua. Ma è difficile anche la percezione della torna dove ridi prima lì. È tutto chiuso comunque. No, lì sì, ma qua a destra. Sì, quella si apre sicuro. No. Sì, sì. Ma no, prova è bene. Chiusa. Oh, Frank. Ti devi fidare però, Non mi fido. Guarda un attimo qua, la roba che ti è caduta, non si può fare niente. Ah, forse... No, si è spaccato. Si è spaccato, però secondo me tu non lo puoi rimettere in sesto. No. Però non lo puoi neanche girare, non ci puoi fare niente, no. Quello... No. E rimettere, infilare dentro quel robo che si è spaccato, perché comunque è rimasto un po' di bordo. Oh, c'è qualcuno? Ho sentito dei passi anch'io, effettivamente. Non lo so, Nick, guarda.
con tutto il bene che ti voglio, non lo so. Prova ad aprire. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Ma qua non c'è niente. Ah, prova a spaccare anche le casse, perché magari spaccare le casse dentro c'è della roba. Cioè, prova a lanciarle. Non la riesci a lanciare questa? No, pesa un botto. Ah, ok. No, no. Niente, no, perché pensavo magari spaccandole. Ah, vedi? Top. Oh, fantastico. Che figo. Beh, qua sei sicuro, sicuro. Ah, ma sono questi qua i topini, ma sono piccolini. Sì. Ma cazzo, non ha fatto a scavare quella roba gigante? Ratatouille. Oh, Ratatouille. Piccolo. Cucciolo. Ok. No, beh, qua è un po' troppo piccolo, Nick. Non ah, beh, è la stanza in cui non riuscivo ad accedere. Come tutte. Oh no. Tira fuori la pistola. Non riesce più a uscire. Era stato un ruggito. Il rumore pericoloso. Fa attenzione. Ok. Ah, ok. Sì, ok. Quindi forse si deve. Era palese, bisognava accendere la luce. Sì, no, raga, è finito. Vabbè, lì c'era roba da prendere. È pieno di armadietti. Di roba. Pieno di roba. Botto roba da prendere. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ti posso preparare un attimo? Dimmi, dimmi. Fermati un attimo. Io non posso smettere di fare. Non puoi mettere neanche start. Start. Certo. Ok. Succederà a un certo punto che comparirà qualcosa. Questo non è start, Nick. Ok. Questo non è start. Nick, questo, sì. Questo non è start. Ah no, okay. No, ok. Succederà a un certo punto, ok, che qualcosa ti aggredirà, ok? Però tu, mi raccomando, cerca di mantenere la calma. Cosa faccio? No, ah, perché tu la prima cosa che farai sparerai a cazzo. Va bene, cosa faccio? Non e poi sei morto. No, no, no. Non voglio sparare. Voglio evitare questa scena. Non sparare. Quindi ti preparo. Cerca di affrontarlo come se fossi Tom Cruise. Ok? Come l'affronterebbe Tom Cruise? Grazie mille. Qua è pieno. Cazzo, ah, aspetta. Ah, lui come si chiamava? Boucher 2398. Boucher. Lui. Sicuro era il più sfigato che non aveva assolutamente niente. 2, 5, 4, dai, 6. Dai, stai zitto! 2, 8, 12, 42, 2, 63, 23, 9, 12. 2. C'ha niente sto polletto. Come niente? No, vabbè, vezzo, c'è una borsa. Ah, altri oggetti, top. Ah, abbiamo lo zaino più grande adesso. Ottimo, figo. Poi tutto il resto non lo possiamo prendere. Dobbiamo trovare le altre dog tag. Sì, è soltanto che... Ma sono tutti chiusi perché magari... Ma prova di tutti le combinazioni. Prova tutte le combinazioni. Mera, magari se uno sta qua... La cartolina. Se uno sta qua infottandosi e facendo tutte le combinazioni... Sì, fa easy. Ah, bellissimo. Ah, guarda, lì dentro hai visto che c'è la manovella, quella che ci serviva? No. Lì dentro c'è la manovella, quella che si è staccata. Okay, lì dentro, bravo, da The Gill. Bravo. Oh, grazie mille, Cleoki. Grazie, Cleoki. Per il supporto che stai dando a Nick in questo momento, che sta tremando di paura. Sì. C'è qualcosa lì sotto? 9th of July. Ma stai zitto. Time, but... Vabbè, sono sempre gente che si dispera. Non so che ore sono, ma il tremonto ormai è calato. No, vai tranquillo. Ah, sì, lascia perdere. Sempre le solite robe, già letto tutto. Prima palla? Ah no, palla. Utilità. Prendi lì sopra? Apri lì. Devi muovere il grimaldello. Dici? Sì. Sì. Ah, minchia, assurdo. Sì, però, cioè, raga, capite che. No, cazzo, ti sei messo una scatola in mezzo alle palle. Cioè. Ma come fa, però? Scusa. Ok, la prima ti hai portato tutto di là. Vabbè, giustamente. Guarda lì, ci sono delle pallottolones. Però quelle non sono per la tua pistola, quelle sono per un ipotetico fucile a pompa. Il problema è che adesso magari qua apro, ma mi arriva sicuro un bomber. Allora, ti ho detto, affrontala come se fossi Tom Cruise. Ma devo sparare un colpo? No, non lo sparare, no, no, a caso. Non lo sparare. Esatto, aspetta. Devi essere lucido quando spari il colpo. Non sarà mai lucido. Con calma, Nick. La stai dominando, posso dirtelo. Vabbè, comunque qua ci siamo stati. È stata una bella passeggiata. Vuoi andare a salvare? Sì. Com'è? Ora ti trovi un mega party dentro casa tua. Sì, però Nick, il problema è che la volta che saremo inseguiti è stretta. Sì, però dico, la volta che saremo inseguiti saremo fottuti, cioè. Preferisci giocare col mouse, Nick?
puoi fare. Ma dici che sarebbe più veloce col mouse? Boh, mi sembra così impedito. Però effettivamente lui è fortissimo con le tastiere. Abbiamo una nuova cosa, eh? Sei sicuro di non voler giocare col mouse? No. Ah, cos'è? Dobbiamo andare da De Lille. De Lille, ah, un tizio. Ok, Joubert Blanc. Ah, vabbè, facile, usciamo, andiamo a sinistra, poi dritto in fondo, cioè la seconda a sinistra e via. Dobbiamo andare tutto nell'altra sezione, che non, siamo, non abbiamo ancora... Sbloccato? No, non abbiamo mai guardata bene. Andiamo a vederlo. Andiamo. Ci sta. Dai, dai, Nick, bene, un po' di coraggio. Io adesso esco di là. Grazie, Idra99, per i 22 mesi. Ma becchiamo della roba chiusa. Adesso spunta il fattorino della pizza di First to Fathom, che non avevamo invitato a entrare. Può essere che sia il Greggy alla festa. No, sono le 10, secondo me ho finito la mia. Secondo me è molto meglio Regaz. Dipende da uno, sì, come è abituato. Però Nick non è abituato col mouse, quindi posso capire. Ma questa è la strada giusta? Allora sì. Però secondo me adesso la tentiamo, ma secondo me dovremo poi farlo con la luce. Il generatore. Ah, cioè generatore. Dici che lo stiamo facendo male. Era questa la porta. Così di corso. Ma che sono chiuse. Ma sei sicuro che fosse quella? Mm. Sono veramente scarso comunque nell'orientamento. Faccio veramente cagare. Ma là ci siamo già stati nell'infermeria. Sì. Oh. No. Ah, sì o no? Aspetta, questa è nuova. Ah. Lì tipo c'è quella roba lì del generatore. La luce forse. Ma tu dici che proprio arriva nel momento in cui si spegne? No, secondo me no. Però per ora non c'è arrivato niente. Ma secondo me poi non c'è arrivato niente perché non ci hanno ancora introdotto al nemico. Che altro, esatto, se ti avessero già presentato qualcuno ti saresti caccato e chiuso il gioco. Può essere, effettivamente può essere. Allora io forse, ma che giro me... hai fatto? Tu hai capito di aver fatto il giro giusto? No, che non mi sembra che tu sia entrato nei posti. Noi abbiamo fatto questo, siamo andati qua e quello lì è chiuso. Ah no, ma tu devi andare dall'altra parte. Io... Lì, devi fare la seconda a sinistra, lì che è vuoto, non c'è anche la porta. Ma cosa stai dicendo? Scusa. Lì. Lì, qua. Ah, tu vuoi passare da lì? Ma cazzo, sì, cioè, dove cazzo dritto. Devi passare? Non c'è nessuna porta. Volevo fare questo. Perché? Ma tu, allora, Nick, o affronti questo gioco... Cercando di capire... O affronti questo gioco, smetti di trovare delle giustificazioni da prima elementare. Sta praticamente trollando. Tira fuori i coglioni, se ce li hai. Ah, ma no, scusami, ho esagerato. Sei proprio una espressione maschilista, vergogna. Posti, è vero. E tira fuori la torcia, visto che ce l'hai. Aspetta, qua. Stai facendo bene? Sì. No, questa è un'altra porta, Nick. Tu devi andare più avanti. Non devo andare all'infermeria. No. Sta trollando, figa. Nick, devi andare a quella dopo. Lui affronta i problemi così. Cioè, lui deve fare queste cose qua. Te l'ho detto. Però guarda dove siamo. Siamo all'inizio. No. Che cosa no? Che è chiuso da sta parte. Hai capito? Io no. Ma tanto devi andare di qua. Andare in fondo. Ma cosa richiudi a fare? Adesso risalvi magari. Salva Nick per sicurezza. Non so mai. No, non abbia fatto niente. Io non so come hai fatto a Nick, finire devi un gioco uscire. In vita tua. Cioè non ho Nick. Mai fatto giochi horror. Ma cosa c'entra? Nick, allora esci da qua. No, sì. Da dietro. Non da lì, da dietro. No, Nick, ora dall'altra. Guidare, ora no, no, è uguale. No. Sì, adesso vi faccio vedere una cosa. Nick, ma siamo a mappa. Guarda. Vuoi aver ragione. Guarda. Dove siamo? Cos'è servito? Ci hai messo solo di più. Ok, adesso vai dritto di là. Esatto. Vai dritto, ignora la prima e vai alla seconda. No. Giusto? No, è qua. È questo di qua, okay, in questo. Fondo. Ok. In fondo. E c'è il nome del tizio. Che era... Adesso non me lo ricordo. Non è Lunge. Ma perché è sempre più rumore, Rego? Mi chiuderei la porta. No, non serve a niente. Ma stanno camminando. Sì, c'era qualcuno che camminava di brutto. Il loop di Nick mi spezza. Nick, ma come ti muovi? Vabbè, ragazzi, scusate. Non è in sé. No, infatti. Forse qua il generatore poteva servire. Sì, perché vedi che qua c'è anche la robetta. Sì, è lui che dovevi. Era Delise, è vero. Sì, era lui. Jesus. Io andrei a prendere cosa il generatore. No, ma vai dentro. Tanto... Ma perché non possiamo farlo col generatore? Scusa. È proprio la volta che secondo me magari ci serve. Non so, magari no. Però per ora non ti stava servendo. Vabbè, prova. Cioè che secondo me il generatore ti dà la piena... come posso dire? La piena salvezza, mi vorrebbe da dire. Esatto. Mentre la luce ti tiene un pochettino più in bilico. Però se comunque è la luce... Cioè tanto ci saranno delle parti di gioco che palesemente dovremmo fare senza... senza generatore.
quindi vado senza? No, 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 vai, vai. Cioè, se ti senti più tranquillo col generatore, fa. No, no, è uguale, tanto prima o poi. Certo, mi piacerebbe che tu non salvassi ogni 30 secondi della tua vita. Oh, senti, guarda, mi hai rotto. Vai. Usare il generatore. E mi raccomando, sincronizza il cronometro. Ti ricordi dove l'hai messo? Ok. Bom. Guarda, automatico. Ma Vittoria, aspetta, aspetta. Dobbiamo ancora entrare nel vivo. Dobbiamo capire che cosa ci aspetta. Nick non si è ancora confrontato con la sua paura. Posso, qua ne abbiamo messo un botto, eh. Minchia. Ah, forse ne ho messi due, ho sbagliato. No, metti anche tre o quattro. Ma se ti senti messi sicuro. Vai velocissimo. Il cronometro. E la madonna, 25 minuti, vabbè. Sì, ma passano velocissimo. Fai quello che vuoi. Ora però correre e attivare, mi raccomando, non c'hai più scuse. Sì, sì. Forse ti conviene prendere la pistola. Anche io, no, anche io l'avrei detto. Allora, vai mo. Cioè, ragazzi, qua è come essere al... cioè, sì, proprio... così è un'altra storia. Poi chissà se era... No! No, ma ci sta, c'è il coso qua. C'è la, c'è la cosa là in fondo. La lucina è il generatore, giusto? Sì, sì, è quello lì. Sì. Allora, ad attivare. Ma secondo me... Sì, sì, vado ad attivare. Vai ad attivarlo. Butta giù. Top. Cos'è quello? Vai, apri qua. Vai subito a vedere chi c'è qui. È che non si apre. Non si apre? No. Ok, guarda dallo spioncino se si può accedere da un'altra parte. Tipo destra lì, non c'è niente. Sei sicuro? Ah, forse lo possiamo far saltare in aria in qualche maniera. Cioè, tanto è una, una porta di legno. Esatto, guarda se si può accedere da qua. Sposti i barili. Dici che c'è un buco? Sì. Ah, ma era bravo. Bravissimo. È vero. Per fortuna qua abbiamo quello intelligente. Archimede. No, veramente, non ci sarei mai arrivato. Bravissimo. C'è una bottiglia che sta facendo la breakdance. Oddio. Cos'era? Questo era un brutto verso, Nick. Io mi girerei. Non è il mio amico, secondo te? Non lo vuoi, lo stai ignorando. Ok. Luce, luce, luce. Si sta scaricando, luce, luce, scaricando luce. La luce. Luce e punta verso. Ok. José Delis. Delis. O Delise. Delise. Oddio, stava disegnando delle cose macabre. Sì. Macabrissime. Matite. Vabbè, ma poverino, ma gli rovini la postazione da disegno. Apri qua. Lo puoi aprire. Ah, no, no, la borsa. Grande. Ancora più oggetti possiamo portare. Tanto non li stiamo trovando. Destra, destra. No, no, non posso andare qua, È quel coso. È il coso. Ma quello era un animale. No, però non era mica vivo, No, non ti... È già finito il giro. Dio. Ma che cazzo è? È finito il... Mi verrebbe da... Cioè, non riesco a capire se i mostri riusciranno ad aprire le porte oppure no. Io non so se avete visto, ma... Per terra... Abbiamo ancora un botto di tempo, quindi ora andiamo a fare quest'altra cosa, già che ci siamo. Ma c'era una trappola per terra. Ok. Non l'avevo visto. No, ho visto neanch'io. Sono già perso, però io. Blocco di emergenza. No, tu eri dalla parte giusta, ma dovevi secondo me scendere quelle scale là. No, io adesso vado semplicemente a prendere il coso di questo. Ah, ok, va bene. Può aver senso. Allora, Desil 9141. O Delisl. Delis. 9, 5. Ah, guarda cosa abbiamo. 3, 2. Dai, non me lo ricordo. 8, più. 13. 9, 1, 7, 4, 1. 15, 28. 9, 3. 82. 7, 8. Bravissimo. Oh, la maniglia. Quella che ti serviva, vai. Vabbè, lo stiamo abbiamo vincendo. Ancora tempo, no, stiamo dominando. Ma non è che hai messo nel menu zero mostri. Sta buono, guarda. Porca. Però vabbè, siamo i più veloci del mondo, però pian piano. Vai, ficcalo. Non si ficca. Bravo, ficcato. A cosa serve sta Ma questa che rotella? Ne so, è solo un obiettivo. Aprirà la porta. Ok. Guarda a destra. Top. Ah, Mera, dicono effettivamente, King dice, io non salverai sempre perché magari ora come ora potreste fare danni. Cioè, magari no, stai... No. Stai facendo delle no, dai, delle non credo. Oh. Cos'è, sì. Caricamento? Perché? C'è stato un momento...
Si apre il bunker. Bella questa zona del bunker. Palese, finisce il tempo e siamo in Lapponia. Non tornare indietro. No, non però non abbiamo tanto di tempo, eh. Non così tanto. Però se c'è una cosa che sa fare Nick è non accendere la luce e scappare molto veloce. Vero. Posso dire posso dire sinceramente che ci vivrei. Una volta comunque esplorato tutto, non mi farei problemi a vivere in questo bunker. Ma vai, c'è per. C'è niente. Ma va, c'è per. Ma dice King che dovrebbe sbucare dai buchi del muro il mostro. Sta parlando qualcuno. Vabbè, ma rega, mi dove devo andare? Guarda l'ombra di sto tizio inquietante. Ma sai che io non ci faccio caso? Anche prima lo dicevano in lì. Chat. Allora, Genate, non devi andare. Non potevi andare. Ma sta per sfinire il tempo, eh. Allora torni indietro. Però secondo me sei troppo legato a questa roba del tempo. Stai più tranquillo. Piuttosto accendi la luce. Torce. Oh, c'è un bomber. Ma Vez, ma vada Dio. Ma questo è vivo, grande, mitico. Non capiamo cosa dici. Beh, però il problema è che è... spara alla porta, Nick. Sarà un lucchetto. No. Sì, vabbè. Nel dubbio. No, secondo me devi arrivare da dietro. No, allora io andrei a tornare a casa. Devi... ok, dopo magari arrivando da dietro. Si stanno sentendo. Bomba! Fisso, ti ritrovi davanti in qualcuno, 100%. Ma tu stai tornando indietro perché sta scadendo? Sì. Perché magari abbiamo un altro obiettivo. Ok. 5 anni di liceo passati a studiare tedesco sono serviti a qualcosa. Cosa stava dicendo effettivamente? Ce lo dica, Veronica. Ha detto che non vuole morire e di richiudere. Ah, ok. C'è un bel cerchino su prigione adesso. Così dura 20 ore il gioco. No, lascia perdere. Sì, King penso lo abbandoneremo. Sì, non sarà possibile finirlo con Nick, impossibile. Io lo abbandonerò. Cioè, ce la stiamo facendo, piano piano. Come lo abbandonerai? No, io non ce la farò. Ma è che puoi abbandonare se gli altri non prigione, prigione. Non ho così tanta pazienza. Sei il capitano. Non ho tanta pazienza. Prigione. Facci, Nick, che cazzo ti devo dire? Porca puttana, l'unica cosa che stai facendo in sto gioco è non affrontare le tue paure. Ma mi fa paura! Ho capito, però allora non si chiamava serata horror, si chiamava serata dei balocchi. Vabbè, la facevi con qualcun altro. Dai, su! Cioè, mamma mia! Ho salvato. Sembri un bimbo. Cagare. Cioè, porca vacca. Risalva. Però, ripeto, c'è tanto sta roba del generatore. Non grazie mille, Fungoz98, sempre qua a supportare Nick pauroso. Niente. Anche perché ormai sì, vabbè. Giocati anche. Andiamo con o senza? In che senso? Uno senza generatore. Vai, allora, posso dirti, posso dirti cosa fa? Senza. Non me l'hai senza. È inutile che vai, dimmelo. Non ascolti la risposta. Vai. Allora, fai partire il generatore. Sì. Giocati un'altra tanica, vai là, ok? Però una volta che finisce, continua ad esplorare. Cioè, è inutile che dopo torni indietro perché non c'è più il generatore. Solo una tanica. Allora può far senza. Infatti. No, secondo punto me è una tanica, giusto per dargli un attimo quel, quella sicurezza. Allora vai da solo, ma vaffanculo. Ha salvato, io proverei. Che palle. Vai. Però vai, cioè, non farti problemi. Fa paura. Ma tu vai. È la serata horror, Nick. Se no la chiamavamo, ripeto, serata del circo. Fa paura, è il gioco giusto. Mamma mia. Magari i nemici non esistono nemmeno. È vero. No, l'abbiamo visto, l'ha mangiato il tipo. Tu uno che fa la parte del papà che spiega matematica. Ma no, guarda, sarei proprio il papà. Il papà peggiore per spiegare. Con le mele e con le pe... Ma è sicuro che non si aprono ste porte? Oh, Nick? No, no, beh, io questo ci credo, cioè. Si apre. Però c'è un gioco che non si apre niente, tutto chiuso. Magari ci può arrivare da qualche... da sembra esagerato. Oh, felice. Ok, questo lo mettiamo avanti. Ah, bravo, bravo. Aspetta, però c'era uno screen, un qualcosa. No, non c'era niente. Lì c'è una tanica. Fai serio. No, lì giù. Mettilo per bene lì giù, cosa davanti. Dietro la scatola. Dietro questa? No, la scatola. Là c'è qualcosa. Ah, hai ragione, bravo. Una chiave sopra. Ah, beh, un bisturi, no, ok. Dietro la scatola. Frank, c'è il buco. No, dietro la scatola. A sinistra della scatola. Ah, lì giù. Accendi. Ok, adesso sono tranquillo. Ah, guarda. Ma che dai, stiamo per perderci una roba fondamentale. Ma guarda lì. Ma poi sono delle munizioni per te. Ma guarda. Secondo me è quello che usiamo per sparare al tipo. Carica la munizione, però.
Sì. Ma ce l'ho, eh. No. No, le buttate via. No, allora basta. Ok, abbiamo capito sta cosa, allora. Non si può, è un gioco realistico da questo punto di vista. No, forse non è, è solo stupido. No, raga, no, raga, no. E vabbè. Effettivamente... Oddio, se l'è preso. Ah, è quello di prima. Penso se lo sia mangiato. Dai, quello, guarda, guarda quello di prima. Che cos'è? Non c'è niente. Là. No, e chi sta mangiando? Nick, dietro. Vabbè, vecchio. Sparo? Spara, spara. No, vabbè, scappa, scappa. Scappa, torna via, in base, via, torna dai. In base. Ecco, adesso si è già ripreso. No, vabbè, volevo capire. Ah, no, aspetta, aspetta. Pensavo peggio. Ok. Davvero un infarto. Ma che roba è? Questo è il topolino. Grazie, sto. Il suo topolino era un po' diverso, però. Ah, è il topino lui. Ah, quindi era tutto voluto questa cosa. Mi dai quel coso? Non so cosa dici. Mm. Io ho capito, parla di birra. Ah, però dobbiamo ucciderlo. Anche secondo me, il problema è che non abbiamo più colpi. No. Ma raccogli stai, quello no. Che è rimasto nell'altra cella, Nick. Da dove è uscito il mostro. Ah, è vero, guardiamo cosa c'è lì. No, non è niente. Ah, non si, cazzo, era giallo. Guarda bene. Beh, oddio, pensavo anch'io. È brutto. Allora, è vero che è brutto. Era un demogorgone, vero? Un po' un demogorgone. Però la cosa strana è che non ci ha attaccato. Cioè, non ho capito se siamo stati sculati. L'ho sparato. Forse era un attimo rintontito. Ah, forse potevamo far saltare tutto. Secondo me dobbiamo ucciderlo. Ma come? Sei sicuro che non si può aprire questa cella in nessuna maniera, vero? Cioè, scusa, questa... Dov'è la maniglia di questa cella? Cioè, okay. Ah, ci sarà quindi un pulsante che le apre. Esatto, bravo. Allora tu però quindi... devi allora sì, vai a cercare, Nick, dov'è il pulsante. E magari riattivando il generatore funziona l'attivazione delle celle. Sì, sarà così, sì. Nick, dai. Sarà là, secondo me, sarà là in fondo. No, oppure in quella stanza, tipo c'è il centro esatto, di comando. Esatto, esatto. Però c'è tutto il filo spinato. Ah, qua si può entrare. Secondo me si può. No. Niente, proprio? No. No. Ma no, lui è... Che magone che fa venire. Madonna, poverino. Cioè, ci deva solo una roba, Nick, un colpo. Allora, di qua. Come cazzo si entra lì? Si può entrare? Ha detto può sentirci, sta arrivando, chiudi di nuovo. Ah, ok, grazie. Devo andarmene? È assurdo sapere il tedesco comunque. Sì, devo andarmene? Ah, aspetta. No. È assurdo che non riusciamo a entrare qua dentro. Hai guardato in alto. Dice che lo sente. Aspetta, qua è dove siamo arrivati? Qua è da dove siamo arrivati. Qua è da dove siamo arrivati. Infatti ci stiamo allontanando. Però effettivamente non si apriva nessuna porta. Forse c'è da arrivare da dietro. Cioè magari c'è tipo un giro da dietro da fare. Oh, ma qua tutti il tedesco sanno. Ma infatti siete tutti strabravi. Bravi. Come è possibile? Anche non voglio. E non so cosa ci conviene fare. Se ci sono una pistola per ucciderlo. Ah. Qua ci sei stato. Se muova. Aia. Comunque la pistola non serve più, direi. Eh no, la pistola mi dà un po' di sicurezza. Ma che sicurezza ti può dare? Più che altro sto ripensando a quando sono. No. Il caricamento. Sto ripensando a quando sono andati a puttane quei due proiettili. No, infatti stavo pensando se ricaricare il salvataggio. Ah, dici per averli. Però ormai, prima di sparare al tipo. No, vabbè, ormai ne no. Troviamo altri. No, infatti, me. Sicuramente. Però cosa ci costa? No. Ma spariamo al tipo. No. Palle, guarda, ma mi faccio uccidere. No. Nicolas. Ne trovi sicuro dei colpi? Sì, anche perché è il gioco, nel senso. No, veramente una porta che sia frustrante. Ma io non vorrei che ci Che cazzo è? Questa è un coso da fare. Sì. Sicuramente. Non vorrei che ci sia. Controlla la porta. L'energia da questa parte della struttura è collegata. Chiudo l'alimentazione di una... Sezione significa disattivare automaticamente anche le relative sottosezioni. Gli interruttori possono essere spenti solo in circostanze straordinarie, ovvero quando lo dico io. Burloni e mascalzoni. No. E magari qua è fondamentale attivare il generatore. Burloni. 5 anni di tecnologia superiore. Di fenomeno. No, mi veniva da dire che queste porte, comunque essendo di legno, abbiamo scoperto che si possono far saltare. Quindi sì. Quando riusciamo a trovare qualcosa che ci permette di aprirle, Pem! Si fa saltare tutto. Ah, lì? Ho trovato una mappa, Se non ci va una chiave, una toppa. Sì, una chiavina. Qua abbiamo il... Ma non c'è Pingu che ci aiuta in chat. Di solito Pingu non ti aiutava negli ambienti. È che ormai ha trovato lavoro. Cosa vuol dire? Che penso che noi. Lui ci aveva conosciuto. Sì.
Vai, mangiami. Quale colpi, colpi. No, no, dai, che porca sfiga. Che sfiga, veramente. Guarda per bene. Ah, nell'armadietto, Nick. Armadietto. No, niente, neanche. L'altro armadietto. Fagli tutti. Attento a far rumore. Ma tanto, guarda. Cazzo. No, no, arriva un verso di qualcuno. Urca, la vedo bruttissima. Cosa gli fai, un buffetto? Ma Nick, non hai cercato negli armadietti. Non hai perlustrato nulla. No, 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 aspetta, a sinistra, qua, eh. No, grazie, è qua che sta... Clava. Grazie mille, Clava. No, 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 vecchio. Te l'ho detto che era qua. Ho capito. Cosa pensi di fare? Non lo so. Sei disperato? Posso fare niente? Me ne vado? Forse devo scappare. Questo... Wow! Scappa. Ma dov'è? Dio santo. Ma dove siamo? Sto tornando via. Ma hai fatto a capire dove stavi andando? Oddio. Che sono bravino. Sto tornando a casa. Ma c'era la... Ti sei la... Hai lasciato indietro la dog tag. È diventato Superman. Non come è andato a casa, Nick? Beh, però bravo, devo dire. Vabbè, è andato a casa. Dicono accendi la luce. Ma forse se gli punti la luce addosso spaventa. Grazie mille Lorenzo Zando. Beh, però stai funzionando come limone. Non sei bravissimo a giocare, però come limone sei bravo. Basta, prendimi e vaffanculo. No. So già, dei problemi di stomaco pesanti. Dove cazzo siamo? Io mi chiuderei. Così sei nella Madonna. Ma che palle. Sono bravino, mi sento male. Nick vede attraverso la paura. È una bellissima... Salve, guarda la corvo. Comunque sfiga che c'avevamo proprio la targhettina lì di fianco e non l'abbiamo presa. Ah. Salva. Allora. Ma ha senso salvare? Non abbiamo fatto niente? Ma come no? Sì, ci sta a salvare secondo me. Perché alla fine non hai... Io vorrei sparare al prigioniero. No, quello no. Quando trovi le munizioni. Salva, fidati anche di me. Sì, fidati. Tanto le munizioni le troviamo tra comunque, poco. Comunque, adesso c'è una missione di gioco. Ma sì, ma infatti. Credo che tenere acceso il generatore sia importante. Forse la creatura scappa dalla luce. Anche quello sì, secondo me. Però non abbiamo tanti. No, ora ne hai un botto perché ne avevi raccolte. Hai tipo non tre taniche. Quattro taniche. Ah, prova allora a buttarne dentro altre due e tornare là. Esatto. Così esplori tutto. Ah, io ti direi anche tre. Cioè, no, considerando no, quanto sei lento. Facciamo quattro. Io farei due. Ma dai, fai tre. Intanto mi sembra che sia qualcuno alla fine. Per il generatore estre... Ma è accendere alcun tipo di fiamma o sparare con le armi da fuoco nei pressi carburanti. Per amore del cielo evitate anche di fumare sigarette. Da conservare esclusivamente robusti contenitori di metallo. Ok, se si rovescia pulite... Beh, però questo ci può essere utile perché ci fa capire che le possiamo usare anche forse come... Sì, sì. Vabbè. Allora io non dico più un cazzo. Bene. Io gli dico più ma veramente rotto. Cioè, veramente, terribile. Oh, non è facile, eh. No, ma tu non vuoi proprio ascoltare. Cioè, ti è chiudi a riccio. Mi medesimo. No, mi fai incazzare. Mi fai. Io domani non mi presento. Va bene. San chi. No, tu no. Dipende da come ne esci da questa serata horror. Ti va di mettere dentro un po' di carburante, grazie mille. Ah, di già, quanto hai body battery? Io, cioè, ieri alle 9.40 ero a letto a dormire. E ne butto due, eh. Comunque dicono, quando arriva il mostro provate a pettarlo. E vabbè. No, non mi sta facendo il coso. Devi attivare la maniglia, sì, Nelson. Beh, vedi, addirittura ti chiamo Nelson. Ah, guarda. Vai, settalo. E ora corri. Go. Corri velocissimo. Allora, ci sono un sacco di armadietti che non hai guardato. Ma ti ricordi la strada? Sì. Ok. Che in cui secondo me possiamo trovare dei proiettili. Oppure accendi l'altro generatore che comunque ci sta. Ma aspetta, quindi la cosa che diceva del generatore è che praticamente se accendi un generatore e spegne le sottosezioni vuol dire che si spegne da altre parti? Ammetto, non ero così attento. Ok. Ovviamente sì. Top. Vabbè, luta veloce. Lì c'è una foto. Là c'è una tag. Top. Lì. Prendi tutto. Le guardiamo dopo, tanto. Ah, sì, nero. Sì, era una tag. Ok, libro. Non si può prendere. Via. Girati. No, è l'armadietto. Esatto. Ah, altre cose. No, questo abbiamo già tirato giù. Abbiamo già tirato giù. Armadietto questo.
Apri veloce. Niente, via. Ok, l'altro armadietto. Questo qua. Dall'altro là. Ah, in alto sopra. Cos'è? Carica la luce. Carica la luce. Ah, qua c'è una gratta da togliere. Una gratta da pelare. Andiamo? Vai, togliela. Ah, sì, perché ci sono, le munizioni. Ah, non si toglie. Come la potremmo togliere? Bisogna svitare. Sì, bisogna. Aspetta, però... fai il singolo bullone. No, ok, bisogna trovare uno strumento. Sì. Via, e altre armadiette. Ah, io so qual è lo strumento. Lo strumento. Popolo misterioso. Oh, no, scusa. È quello che c'ha il tizio. Prendi lo svito, esatto. Mi sono perso. No, aspetta, torna. Se sei perso, torna nella stanza principale, quella che conosci. E chiede informazioni. No, vai dritto e guarda via giù. Destra. Ma giù c'era qualcosa. A destra? Lì, esatto. Vai in più. Oddio, questo rumore in realtà non è però sconvolgente. No, viene fuori. Ah, sono i ratti non mansueti. Che bastardi. Sì, minchia, sono grandi questi. Sono belli grossi. Enormi. Sì, sono belli grossi. Però pensavo peggio. Solo che questi qua cosa ci fanno? Ci attaccano, attento. Come gli... No, vabbè. Vai, tu prova ad andare, seguili. Ah, guarda che c'è quello. Bravo. Merda, cazzo, io non l'avevo visto minimamente. Apri la porta lì. Andiamo però... lì. No, chiaramente chiusa. Mi sa che sta arrivando. Andare. Magari non fa niente. Aia. Ma non credo sia una buona idea, Nick. Mi sembra non bisogna lasciarli stare. Mi hanno fatto così tanto. C'hai il medicinale, comunque, se vuoi usarlo. Chiuditi la porta dietro. Ma tanto è. Ma il medicinale è sempre la carne. No, aveva creato un medicinale con due bende. Top. Perché se tu unisci due bende, ti crea il medicinale. C'è un'ombra? Ma sei tu. Ah. Ma sto cazzo di carionda dove viene? Hai subito dei danni? Dietro una te una scia di sangue, curarti subito. No, no, curati subito, Nick. Ma non ho niente per curarmi. Ma hai fatto le bende prima, aveva detto. Aveva creato... Ah, forse l'hai preso già. Sei sognato. L'ho preso all'inizio del gioco. Niente, allora devi trovare degli altri stracci, perché poi straccio con straccio combini e ti crea quello. Sì. Oh mio Dio. Secondo me è lì per terra. Guarda, no, girati. Ah, ok, la ora birra? Forse... No, girati. Se la bevi, come fa? No, cosa fai? Non è che... Ah, no. Però può essere usato... però è comunque degli oggetti. No, aspetta, no, Nick, dietro, gira. Frank? Sì, no, girati. No. No. Lì per terra. Dove? No. Non vedo neanche io. No. Ci rinuncio. No. Dici dove? Ah, la bottiglia, dici? È una bottiglia. È una bottiglia, sì. E non si può. Però diceva che la bottiglia può essere usata per qualcosa, secondo me, per distrarre i mostri. Allora prendi. Accendi la luce. Uso troppe bottiglie. No, lì, guarda la luce lì. Non si può combinare con gli stracci e fare una molotov. Mera, magari, ragazzi. Ah, ma tanto fa poco ti vengono a mangiare i ratti. Eh sì, cosa posso fare qua? Niente. Tanica lì sotto. Ah, tanica è buona. I cassetti. Sono arrivati i topi. Guarda anche i cassetti, Nick. Ci sono i topi dietro di te. E che gli dico i topi? Ma perché non li vuoi guardare? Nick, i cassetti. Brutto. Sparagliela in faccia. No, non serve a niente. I cassetti. Cosa gli dico sto topo? Non gli puoi dire niente. Me ne cassetti, vado. I cassetti. Allora, aspetta una cosa. Secondo me, a un certo punto, Frank ci abbandonerà. Ce la fa più. No, mi sto morendo. Cazzo gli dico sto topo? Ma c'è, stai morendo perché c'è il mostro dietro, Ah, secondo me sta proprio morendo di suo. Per il sangue. No! Ci sta. Vabbè, Gli dovevi lanciare la carne, giusto? Sì. Quello sì, vero, però... Tanto vale non giocarsela. Però posso dire... Non fa così paura per ora. No, però no, devi cioè, però è ansia. È sì, un po' di ansia, però dai, è mega. Arriva dal buco sotto. Dal buco arriva dal buco. Dai, ragazzi, c'hai tutto nelle tue mani. Cioè, nel senso, obiettivamente riesci a controllare il generatore acceso, tranquillamente. No, spento. No, devi rifare da prima, da quando hai salvato, quindi ricaricarlo. Però non so neanche se accenderlo. Ah no, devi farlo perché comunque c'è la questione del doppio generatore che ti serve. Secondo me devi stare attento a quello, ai topi, le bottiglie. Allora, l'unica cosa però, Nick, quando tu vai nel menu... Ah, stavo pensando, abbiamo trovato un botto di codici. Secondo me noi dovevamo prendere i codici e andarcene. Vabbè, poi ci sta. Perché dopo vai nell'armadietto e prendi le cose e piano piano sblocchi cose in più. Tipo le munizioni.
Però dico, non è fondamentale. C'era scritto di essere silenziosi come un gatto, non siamo noi. Mi dispiace. No. Matteo e Veronica non... Ah, forse è arrivato perché abbiamo tirato la bottiglia. Secondo me a un certo punto arriva. No, la cosa che mi stavo perdendo è che quando tu apri il menu, se tu vai su un oggetto, ti dice a che cosa serve. Però noi non lo leggiamo mai. No, esatto. C'è la bottiglia, c'è scritto tipo, non so, aiuta. Sono d'accordo. Quest'altro. Vedi, tipo, utile per attirare roditori e altri parassiti del bunker. Può essere lanciata. Vedi, è fondamentale. Tipo questa ti toglievi via i ratti. Esatto. Lanciavi. E non ti facevi male, non perdevi sangue. Sì. Vabbè. Pensando. Cosa stai pensando? Tutto. No. Tutta la sua vita. Gli sta passando avanti le... davanti i momenti più belli e più brutti. Quindi andiamo con... E... Dai, metti due generatori. Tanto ne hai un botto, abbiamo visto che ne troviamo anche un altro. Mettine anche tre se sei più convinto. No. Due va bene. Comunque ho tre gatte che due non si sanno muovere, una è agile, ergo i gatti non sono agili. Concordo. Il binocolo, mi raccomando. In che senso morning il binocolo? Allora. Che sbatti di gioco. Ragazzi, bisogna fare un po' di robe. Un attimo entrare nel mood. Quindi ritorni là? Ma ritorni là e prendi solo i codici? Ritorni là e fai qualcos'altro? Secondo me i codici sono quelli che ci servono, perché poi non c'è nient'altro. Siamo convinti? No. Siamo sicuri? Vabbè, intanto qua dovrei accendere. Ok. Qua prendi la foto. Esatto, questa è tipo... Vabbè, dopo vai nel menu e vedi a cosa servono le bottiglie, che così lo scopriamo. Ok. Questi due erano un po' tanti, effettivamente. Qua c'erano delle munizioni. Qua c'era altro. No, non mi ricordo. No, qua non c'era niente. No, tranne là in fondo che dobbiamo però trovare la cosa per sbullonare. Qua ci perdavamo, quindi non ha senso. No. Tornerai. Qua dici non c'era niente di interessante. Cioè, prova ad accendere la luce, però non mi ricordo. È di un lento ad accenderla. Vedi, qua non riusciamo a passare. In realtà. No, non riesci a passare. Non ce la fai, no. No. Messal. Qua niente, ok. Cioè che è un po' poco solo quello là. Qua cos'è? Qua non siamo... Sono ratti, mi sa, quelli. Sì. Quindi qua nel caso usa la... Sì. Oddio, in realtà ci farebbe comodo, secondo me, capire il generatore di questa zona. Ah, dici, vuoi trovare il generatore? Lì a sinistra la porta non si apriva. No, però mi segna cose, che è buono. Si è aperta. Top! Prendi la carne, bomba. Yes, non me la fa prendere. Ah, forse non ho più spazio. No, c'ho spazio ancora, ok. Ah, quella roba lì la potevi prendere. È una camera oscura? È vero. No, forse no. Come fai a notare questi dettagli? Per la vaschetta. Ok. Sì, vabbè, che ma qua palle. Non c'è, guarda qua, lì c'è una bottiglia. Ah, apri la cassa sotto. Sì. Munizione. Sei a cavallo. Non faccia niente di un colpo. Ora torni indietro, salvi e poi continui. Sì. Così sei più contento. Ah, tu dici basta? Prova ad andare là in fondo. Vogliamo vedere qua. Lì ci sono dei topini. Sì. Grossi. No, vabbè, ma in teoria i topini, cioè, secondo me, anche visto, non è che ti attaccano subito. Se passi attraverso, questo si può fare esplodere, tipo, ricordiamocelo. Sì, comunque non c'è tantissimo. Però già questo... Apre, c'è di tutto. No, ma vaffanculo. Allora, cosa posso togliere da qua? Guarda la bottiglia cosa serve. Mi guardi la bottiglia cosa serve. Può essere lanciata. Ok, non serve. Questa la getta. Pensavo gli servisse a qualcos'altro. Io la voglio gettare. No, che... magari fai rumore. Perché preferisco prendermi quello. Vabbè, ci può stare. Piuttosto, scusa, torna e molla. E ora torno, però almeno torno e impatta. In che senso impatta? Che ho preso due... Ho usato due generatori. Ok. E ne ho trovati altri due. Ah, di benzina. Di benzina. Ilaria dice, provate a unire la bottiglia con lo straccio. Pensavo... Non è vero. Come mi sente sto bagaglio? Perché in teoria dovresti essere silenzioso. Invece col fatto che stai correndo forse ti ha sentito. Senti che non mi rompa.
Vabbè, chiuditi. Ok. Che bordello fa questo con sta togliersi le scarpe, infatti. Allora, aspetta, ora c'hai ancora il timer con il... C'hai un botto di... Come si dice? Ne ho ancora un botto, dici? Secondo me sì, guardaci. Però secondo me è ancora tipo almeno 10 minuti. Io sinceramente mollerei una carne e uno straccio. Anche lo straccio? No, io lo straccio lo terrei. Io no. Che cazzo ci fai? Perché se ne trovi un altro tipo di curare. Ma torni qua quando ti devi curare. Ah, ne abbiamo ancora un botto, eh. Te lo dico. Quello che andiamo dico a sparare. Secondo me in giro non devi curarti. Cioè andiamo a... Andiamo a sparare al bomber. Cioè da non lo voglio incontrare, andiamo a sparare al bomber. Ah, vuoi sparare al carcerato? Sì. Ma che senso ha sparare al carcerato? Secondo me è perché sono un proiettile. Perché secondo me non sarà assolutamente niente. Ma, che ma cosa vuoi che faccia dopo che gli hai sparato? Tanto niente, è morto. La cosa da fare. No, è solo morto e finito. Sì, no, è vero. Sta pure parlando in tedesco. Secondo me non serve a niente. Non te lo stanno neanche traducendo perché non ti serve. Sì, è vero. Vedrete. Ah, ma tu lo stai facendo? Sì. Non ci vuoi proprio ascoltare? No. Va bene, spreca il proiettile. A meno che non devo sparare da qua. No, no, spara lui. Sei ancora vivo, perché magari ha smesso. Cioè, effettivamente non è da mangiato. Poveretto, si concorda, veramente. No, allora, è che cos'altro posso fare? Ma mille un cose! Un botto di cose, Nick. Ma... No, secondo me, però... No, spara il tizio. Bene. Ah no, pensavo l'avessi... Buttato il colpo. Buttato via. Ma aspetta, forse l'ha buttato... Ah no, ok, ce l'ha. Monsieur et madame, benvenuti. Alla presentazione. Perché secondo me è lui. Perché giustamente come gli spari ti apre le porte. No, non lo so. Sì, fidati, Nick. Vai, sparagli. Ti dà la chiave inglese. Come fa a darmela la chiave inglese? Quando gli spari, se non te la può dare. Sì, effettivamente ha ragione, Frank. Se gli spari ti dà la chiave inglese. Concordo. No, adesso scherzo. Magari a parte se cade... spari al barile, magari. Dici che è così potente da spaccare. Morti tutti. Non lo so. Ah, perché è esplosivo? Non lo sappiamo. È esplosivo. Forse. Boh. Vabbè. Tento che correndo. Devi ritornare, secondo me, là dove stavi esplorando. Qua non c'è niente che possiamo fare, secondo voi? Mi verrebbe da dire di no. Cioè, per ora no. Boh, abbiamo il proiettile. Io avrei sparato. Ti sto dicendo di farlo. Oh, provare. Cioè, allora, quello che diceva, il dubbio, quello che diceva poi il gioco era proprio di provare. Cioè, effettivamente, cioè, devi provare a vedere che cosa. Hai anche una granata, se vuoi. Credo. Uccidi. Prova, ma dai. Sono curioso, uccidilo, infatti, dai. Adesso ci lasci il dubbio. Ma infatti, ma anche perché poi dopo tornerai qua dicendo che lo dovevi uccidere. Infatti, quindi dopo io preferisco. Non dormi tutta notte. Esatto. Pensando spara gli sto ball. Mi spiace. Spara gli sto. Ma guarda che non sta bene, non è, raga. Ma poi, ripeto, non è una presenza reale, vai tranquillo. Non stai. Non sei macchiato di niente. Più che altro non mancare il colpo, Bomber. Quello potrebbe essere un problema. Ma proprio. Ok, e ora? Niente. Peccato. Però è brutto da dire, ma non rompe più coglioni. Sì, esatto. No, sta arrivando il bomber. Sì. Si è svegliato. L'ha sentito da 20 km di distanza. Ci sta. E smise di soffrire. Vabbè, era figo almeno se ti... Secondo me almeno per questo colpo sprecato ti poteva dare un obiettivo. Cioè almeno obiettivo sbloccato ci stava. Neanche quello. Compassionevole. Esatto. Vabbè. Mi viene da dire che... Ah! Entra dentro. Ma era qua. Ma dici? Sì. Dov'è? Era lì. Ma forse è dentro. Forse è dal generatore. Magari. Ah, è passata qua. Ok. Ma no, quella polvere perché è un bunker e un bard. Beh, salva, Nick, hai fatto il progresso. No, io forse non salverei. Ma no, hai ucciso il tipo fondamentale. No, non è servito a niente. Come non era la cosa giusta da fare. No, non è che, cioè, grazie mille Brandon's46 che non si arrende. No, Nick, no. L'ho fatto. Ma abbiamo provato.
Non è servito. Magari si è aperto una porta dall'altro lato. Uccidendolo. Certo. Ma no. Cioè, oltre alla tua testardaggine c'è stata pure la beffa. Cioè. Siamo, non abbiamo solamente ucciso lui, Vabbè, comunque, va bene. Ora io riproverei a ucciderlo. Palle, guarda. Però devi sparargli una gamba. Adesso? Ma cosa vuol dire? Torna dove eri prima. Cioè, tutto quel piano da esplorare, cioè, avevi in fondo i ratti, non sei voluto andare oltre. C'era un walkthrough dopo un'ora e 40, che punto sono? Cos'è questa cosa? Ti viene un po' voglia di pensare di scaricarlo a casa e giocarlo per un po'? Sì, ma mi cagherei. La chiave. Hai troppa paura. La chiave di cosa? Abbiamo la chiave da fare, che non stiamo facendo. Cosa vuol dire la chiave da fare? Abbiamo un codice. Ok. Semplicemente Nick. Secondo me a qualcosa serve, dai. Ucciderlo? No, vai a riprovare. No, andiamo qua, guarda. Qua. Però ti dico, cioè, l'obiettivo del gioco non è sbloccare sti cazzi di armadietti. Come no? E qual è allora? Li volevo eludere. Però Clema, guarda Veronica, che il tizio ha chiesto di non morire. Però cosa? Quello a cui hai sparato prima non voleva morire. Ah, davvero? Eh sì. Ops. Allora 2, 4, 15, 8, 22, 7, 4, 9, 5, 2, 1, 1, 0, 2, 3, 3, 7, 2, 5, 3, 2, 42, 1, 2, 9. Minchia, bravissimo. Tanto bravo. Grazie. Oh, finalmente. Che secondo me mi viene da pensare che questa qua degli armadietti sia solo la prima mezz'ora di partenza in cui per qualche codice ti prendi un po' di roba, esatto. E poi vai avanti, può essere. E dell'equipaggiamento. L'unica cosa, ricordati che ora hai dentro alla pistola un proiettile, quindi prima di metterci gli altri non sprecare quello. Ma, sinceramente, vuoi salvare? Salviamo di massimo. Non capisco neanche a cosa serva. Salviamo, cavolo. Cioè, ha detto perché... anche a un certo punto no, lascia che accada. Ok, quindi Robigna ci dice che niente. Cosa, Desi Cher, cosa vuoi? La chiave di Hortank o la chiave di Baragul stesso? Lo conoscevo Baradur, non Baragul. Fammi sapere. E non so cosa dobbiamo fare. Giocare, Nick, esplorare. Ci sono 20.000 robe. C'è la mappa, ci sono due enormi cerchi rossi. Smettila di fare il stai tergiversando. Scemo, cioè, tu stai facendo cercando di far passare il tempo. Nick, davvero, ci stoppiamo la live e la continuiamo un'altra volta. No, sei più carico. No. Allora, ma io sono carico. Se vuoi, è complesso. Se vuoi, se questo gioco ti sta mettendo in profonda crisi, prendo io il comando. Se proprio non ce la fai, cioè, io ti do il comando con 3 proiettili. Ma guarda te. Fa gli ultimi 20 minuti, li scarica contro il signore di prima e via. Cioè, allora, noi adesso qua abbiamo finito il tempo. E va bene. Sì. Abbiamo quei due obiettivi. Allora, lassù non abbiamo ancora capito cosa dobbiamo fare. In prigione, ok, va bene. Però nel Soldier Quarters manco. Sì, no, però non li abbiamo neanche esplorati. Non li abbiamo esplorati tutti. La prigione l'abbiamo esplorata bene, però. Ok, va bene, però tanto c'è comunque il quartiere dei soldati lì che non abbiamo esplorato. C'è le camere lì, le celle, non ci siamo stati, bene. Che cosa? Fatti un giretto te. Si sapeva sarebbe andata così stasera, ragazzi, ci abbiamo messi 20 minuti solo ad aprire una porta all'inizio. Io andrei nella stanza dei soldati. Vatti a fare un giro, però ti do solo una tanica. Ah, ma devo andare io, quindi sì, sì. Cioè... Vai a esplorare. Ah, però ti do anche... Mi dai solo una tanica. Ne hai due, dai, no, Nick. No, ma ne hai cinque. Ho capito, ma me ne sono guadagnate. No. Cioè, tu fino adesso cosa hai fatto? Vabbè. Ti do una tanica e un polletto. No, tagli anche un esatto, perché se no non serve. Tagli anche la torcia, dai, effettivamente è inutile. Sì, è vero, effettivamente non deve lutare. Ti tolgo l'orologio, tanto... Quando si spegne... Tanto la luce, è Odin, se ne accorge. Cioè, adesso esatto. Vabbè, prova a darmi un attimino. Aspetta che ti carico. Però devo un attimo capire i tasti. Però salva. I tasti sono complessi, Allora. No, però salva prima. Salviamo. Salva prima. Così adesso è la run di Ton. Esatto. Allora. Come faccio? Qual è il R2. Adesso non fare il, il precisino. Come faccio a tirare fuori la pistola? Con il quadrato. E ce l'ho già carica. E la posso sfogare quando voglio. No. E qua come faccio ad aprire? Clicchi con R2. Ok, poi dopo tieni premuto e te lo tiri con R, non con L.
Ho fatto con R. Ok. Però non devi per forza muoverti. E aspetta, come faccio per la caricare? Non so come si fa. Torna dentro. Chiuditi. No, vabbè, dai, dimmi come si fa. Ma dimmi come si fa. Devi caricare la tanica. Ah, vuoi che carichi la tanica? Ok. Ma io non la volevo usare. Ma aspetta, insegnagli prima. Aspetta, insegnagli prima a usare la torcia. Sennò devi tenere tempo. Premuto X. Y. Okay. Come si chiama? Non mi ricordo più qual è. Ma se. Come si chiama? Triangolo. Ma lo vedi? Y, dai, uguale, no. Vai. Ah, così okay. La carichi, quindi tieni premuto, basta. Adesso lasci. E ok. E poi per tirare fuori la tanica? E destra. Freccia destra. Avrei detto freccia giù. Ma tu mi pigli per il culo. Sì, non sto capendo. E poi L2 R2. Ed R. Ah, ok. È un po' macchinoso effettivamente. Devo mettere. Ora vai di là dalla cosa. Ok. Esatto. Ok. Sì, Carlo orologio. No, non c'è l'orologio. Sì, è vero. Come faccio a tirare fuori la torcia? E con okay. Triangolo. Quindi questa apre. Yes. Okay. No, non di qua, non di qua. Guidatemi perché non vai, so. Vai a destra. Ok. E poi sempre dritto. Persino. Ma non so correre, non correre che svegli il capo bar. E però c'è anche il tempo, eh. Sì, però un calco. Sinistra? Come faccio a caricarla? Dritto. Non mi ricordo più. Tieni premuto triangle. Ok. Mi ricorda un sacco metro questa di Nat. Ma anche quella, eh. Qua sta caricando. C'è anche in metro sta cosa che continua a caricarti la luce. Palle. In realtà è figo invece. A me piace un botto. Ma mi mette ansia. Quella è l'idea. Allora qua se vuoi ti porto dai topini in fondo. È come se arrivava attorno a priva tutte le vai porte. Vai lì dritto. Me la faceva sorridere. Vai. Qua inizia a ricaricare la torcia. Ok. Ok, vai avanti. Ma non uso il generatore? No, è no, già acceso. Ok. Oh, in realtà non è su. Tiro giù quello. Perché secondo me è l'altro. Yes. Vai. Ah, vabbè. Vai. Destra. Avanti. Destra. Qua ci sono i topini. Ok. Hai un coso di carne. Buona, non serve caricare così tanto. Magari sì. Ah, c'era un coso, tonno. Sì. Ah, lì, di dentro, bravo. Come li prendo? R2. Ok. Vai a destra. Esatto, è circumnaviga lì. Pigia la porta. Yes, però qua sei dove eri prima, eh. Qua sono dove ero prima. Esatto, hai solo sbloccato la porta. Ok, e dopo di loro. Ah, lì vedi la targhetta. Devi lanciargli della carne. Sì, devi esatto. Lanciargli della carne, l'unica. Sì. Come faccio? Fai qua. Come hai fatto? Ho fatto questo qua, i 4 okay. 5 così. E A. Ok. Poi la tiri con L e R. Ok, aspetta. Adesso però un po' di torcia non farebbe male. Ah, top, vai. Figo. Sì. Prendi quello. Veloce. Top. Ok. Vai. Via. Ah, ma lì tanto si ferma già. Ok. Qua non c'è niente. Ah, lì dentro. Top. Un'altra tanica. Niente, vuoto. Prendi quello. Okay. Oh, bravo, eh. E guarda nell'altro letto. Via. Esatto, guarda l'altro mardietto. Sopra c'è una tanica. C'è niente sopra c'è una tanica. Ok. Tanica. Ok. Buono. Oh. Arrivano. No, secondo me no. Com'è sta stanza fatta? Anche a me è verde. Ce n'era un'altra però. Come hai fatto? Laggiù? Sotto? Che cosa c'è? Torno indietro. Siamo arrivati da lì? Sì. Da qua? Sì. Non lo so, io sono perso. Anche mi sono un po' perso. Ma magari per la prossima volta faccio okay. Faccio una stampa della mappa e una casina, e la segniamo. Beh, di cosa ne hai prese? Anche perché io sento dei gran ruggiti. Ma volendo può ancora andare in giro. Porca troia. Dietro. Dove devo andare? Vai, dritto, corri. Ma il mostro sta uscendo, corri. Vai di qua. Ma vecchio. Ok, entra da lì. Vai dentro. Ma che cazzo urli? Chiuditi. Ho dei piccoli problemi, scusate. R2. Dai. Mamma mia. No, ma secondo me lui non entra mai qua. Okay. È stato un bot. Figo. Vabbè, però almeno abbiamo capito che lì non c'è più niente. Dai, ti. Ma vecchio. Ero concentratissimo. Bravo, però. Ho fatto una bella run. Grazie mille, grazie. Però dai, è alla tosto. Fine non c'è nulla da temere. No, dai, non è tostissimo. È un po' tosto con i comandi, cioè devi un po' capirli. Però fa parte dell'ansia. Ci sta. A questo punto comunque abbiamo un botto di tani. Ma scusa, è la targhetta adesso. Abbiamo un sacco di roba,
Guarda il codice, Nick. Guarda il codice, esatto. 9844. Traverse. Andiamo a Traverse. Vai, 1, 2, 13, 28. E... però poi che cazzo facciamo? No, apri la targhetta. Dico, intanto facciamo quello e capiamo. Magari ci trova qualcosa. Vedi, magari c'è una chiave inglese. Alla fine non ho corso, però sono andato con calma. No, esatto. Le cose che dovevo fare. Oh, bravo te. No, no, vabbè. Era per vantarmi. Era per cercare di darti un po' di... insomma. E lì, secondo me, comunque l'abbiamo vista, effettivamente. Sì, sì, sì. Era lì. Ora che ci penso, dove cazzo dobbiamo andare? Non ci ha segnato nessun posto. Traverse. Traverse. Is that you, Traverse? Are you Bam? Anche perché poi qua non è che ci stanno dando degli oggetti che tu dici, vabbè, potremmo andare avanti grazie a Rob che stiamo scoprendo. Tu vabbè. 9843. 9843. 9843. Ma come faccio a crederti? 9232. No, 42. 4-2. Vabbè, ormai sei tipo Rambo, sei Terminator. Secondo me adesso possiamo far saltare qualche porta. Are you ban? Are you ban? Per chi non capisse questa cheat è perché non si è perso tutti i vlog di Amsterdam. Recuperateveli perché merita. Are you ban? Comunque posso dire che è un po' lentone sto mostro. Ma nel vero senso, cioè, è proprio lento. Facciamo saltare la cella del tipo. Dite con le granate. Per avere finalmente. Perché effettivamente non ci servono i cosoni. Sì. Esatto. Sì, io farei esplodere la tanica. Dici, la tanica di fianco. Cioè, il barile di fianco. Forse il barile. Gli tiri lo sgrani e viene giù tutta la cella. Può essere. Però, secondo me, non viene giù anche la sua. Salva e lo scopriamo. Magari crea un buco. Oh, andiamo. Prova a salvare. Salva che esatto. Si è messo bene. Vai a provare a... No, il vlog della Scozia è un'altra questione. Oddio, è la stessa questione, No, il vlog della Scozia ancora non uscirà. Amsterdam già uscito tutto. Non è vero. Ti sei perso, Nick? Ah, sono usciti? Certo. Sono usciti. Scusa, allora meglio, ero perso. Recuperati. A quanto pare non hai capito comunque che il mostro ti sente proprio. Infatti, perché corri, Nick? No, perché ma se mi mangia, basta. Bravo, eterno questo gioco. Mi farebbe spaccare se sotto questo video ci scrivessero. Ma guardate che questi sono i primi 20 minuti di gioco. Veramente. No, ho paura a guardare un walkthrough. Oh, li abbiamo fatti molto bene questi 20 minuti però. Allo? No. Nick, devi tirare la granata. Ah, io pensavo volessi. Puttana, si è agitato. Tira la granata. Dentro da lui. No, dal barile. L'ho appena fatto. No, hai sparato. Vabbè. Cazzo, è ben diverso. Magari no, però tiragliela lì vicino. Posso tirarla dentro? No. Vabbè, lì è comunque. Adesso muori anche tu. Sì, si è creato un buco, secondo me. Però continua. Ah, aspetta, non è che viene giù. Accendi. Vabbè, tanto ora mi mangia. No, non si è creato un buco. Sgrana. No, ma volevo che mi mangiasse. Ora ha anche detto di aiutarlo comunque. Alcuni degli uomini hanno iniziato a fare dei giochi nelle trincee. Ti rendi conto? La morte aleggia intorno a noi e loro si mettono a giocare a nascondino. Che cosa spero che non mi abbia salvato? In che senso? Perché io non volevo perdere le mie munizioni che ho usato così un po' a caso. No, hai salvato prima di andare. Salvi solo qua. Certo, mica c'è il checkpoint. Sei sicuro? Ma non è che ti salva due proiettili? No. Ne avevo tre prima. Allora va bene, perfetto. Allora non mi salva. Fai trick, Nick, con la pistola. Fenomen. Però dove minchia dobbiamo andare, effettivamente? No, basta. Scusate, ci ho provato. Potremmo fare basta. Ne abbiamo fatta di strada, Ma sono i 53, neanche le 11 facciamo. O facciamo le 11. Dai, facciamo l'ultima run. Dai, tonno, falla tu una run. Fai una run, vai. Andiamo. Gioco finito. Gli spara in testa, muore. Ah, sposta il barile vicino al muro. Il problema però è che se anche si apre il muro. No, infatti, secondo me c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Cioè, il mio problema è che non vengono giù le porte delle celle, quindi mi sembra in muro. Abbiamo sparato e tirato granate. Sai perché hanno messo un signore lì che urla? A cui puoi sparare. Volete che ritorni nelle prigioni? Che mi sembra così inutile. Dai, hai guardato la mappa. Perché la mappa segna come priorità la prigione e l'altro posto.
E andiamo in quello in cui non siamo ancora andati. No, siamo già andati. In tutte e due? Sì. Allora cambiamo giro. Capito, ne abbiamo fatto degli Soldier Ecco, voi guidatemi. Cioè, prigione ne abbiamo fatto. E anche Soldier Quarters. Andiamo all'Arsenale. Andiamo non ci possiamo andare, chiuso. Perché c'è quello lì. C'è quello ma adesso abbiamo le granate. Ah, è vero. Ma non lo tiri giù con le granate. Perché no? Perché non funziona così. Queste qua sono chiuse. Ma non è vero, ha proprio detto il gioco che anche quando non figlia sembra di poter entrare, ci può entrare. No, vai. No. E ti viene a mangiare. Beh, l'Arsenale. L'Arsenale di qua. Ops, luce. È dritto, vero? Sì. L'Arsenale è dritto in fondo. Ma tanto non... No, in questo qua. Sì, no, stavo guardando. Ah, aspetta, forse è aperto. Ma vecchio, è apertissimo. Perché apertissimo? È aperto? Forse prima muovendo. Perché l'abbiamo aperto con la cosa. Oh mio Vai. Dio. E a prendere la dinamite, top. Abbiamo finito il gioco. Fighissimo. Ma guardati bene attorno, che magari... Dietro un angolo. Oh no, vezzo. Oddio. Vai. Non fa troppo rumore. Ma guarda bene attorno. Sono... Vai. Ma magari c'è qualcosa. Minchia. Peso. Chissà che cazzo troviamo. Sì. Un po' lento. Bravo. Tutun. Vai giù. Aspetta, fammi vedere qua. Cosa c'è? Magari c'è qualcos'altro. Non qua niente. Allora, qua c'è una... Come si fa a saltare? Con Nix. Okay. Aspetta. Di saltare, sì. No, c'era una scatola. Dov'è? Qui. Ah, bravo. Non l'avevo visto. Solo R, non L. Okay. No. Vuoto. Sempre vuote. Vai. Bravo. Boom. Un'altra scatola, eh? Bravo. C'è anche un'altra grande scatola. Grande Fortin. Scatola, eh? Penso stia per arrivare. Mi cosi? Ah, secondo me appena vedi sbucare. Devi guardare il retro della piastrina. Mi dai un non colpo in testa e tu inizi a correre. Devi guardare il retro della piastrina, se no non ti sblocca il codice. Vabbè, ma dopo lo guardiamo. Magari non ce l'hai più. No, no. Secondo me gliel'ha già sbloccato, dai. No. Boh, non so, l'ho presa perché potevo massimo la... Ah, c'è un codice. Secondo me è quella che c'ha il tizio. Ma no, è Fortin. Pronto a sparare? No, è una cazzata a sparare. No, invece sì, lo stordisce e poi corre. Ma delle due... No, sta sbucando. Arrivo, sto cercando di capire. E poi dove scappo, Frank? A casa. No, infatti non ha senso. Perché? Invece sì, perché... Ma delle due torna a casa ora, se devi fare sta no, cosa. No, lì per terra c'è la cosa. Comunque la piastrina è ancora per terra. Se tu non prendi... Non ok. Se tu non la giri... Scusate. Sono mi cazzato. Girala. Ok, ora tu sì, vai via, fuori. Secondo me no. Fuori. No, devi finire di esplorare. Va bene, allora mettilo qua. No, 07 è forte. Prova. C'è dietro comunque. No, poi? Non è quella, vai via. C'è dietro? No. Okay. Esploriamo meglio. Ok. Scusa, per entrare qua dentro? Vuole che ti mangi. No, è che cioè, non c'è motivo. No, sono chiuse queste. Beh, è chiuso tutto. Girati a destra. Ma secondo me arriva da là, eh. Secondo me lui arriva da là, però è bloccato dalla trappola. Ah, ma tu dici che le trappole sono per lui? Ah, boh. Sarebbe male vedere come si comporta quello. Torno indietro. Guarda a destra. Perché io lo sento a destra? Non lo so. Vabbè. Bravo. Guarda a destra. Ah, noi possiamo andare anche a chinino. Come si faceva? Vai lì. Vai. Non mi ricordo come si faceva. L3. Ok. Prego. Allora, aspetta. Alla fine basta andare con caldo. Ma infatti a me è venuto anche in mente che il tizio magari è cieco. Ma il tizio non è un tizio, ma è un... Ah, lì secondo me se gli spari, il problema è che sveglierai. No, secondo me se gli spari, però secondo me svegli. Allora, secondo creatura. Me gli puoi o sparare oppure col tronchese. Col tronchese. Che c'ha il tizio però. Oppure fare all'omore. Provo. Vabbè, poi vediamo. Vai, tanto. No, No, però si è aperto. No. O non l'hai beccato? No. L'ho beccato. Ma che coincidenza che hanno sparato su.
Ah, dici che mi ha coperto il... Secondo me sì. Cioè, tipo i cecchini. Sì, sì. Sì, sì. Tranquillo. No, servono le tenagliette. Oh, senti, torna in base. Però mi viene da dire che noi non abbiamo sfruttato questa dinamica del chinarci. Non è che dalle prigioni potevamo chinarci da qualche parte per entrare. Vuoi andare a vedere lì? Qua puoi entrare, secondo me, eh? Chiusa? Chiusa. Sì, è chiusa. Però aspetta, noi la possiamo far esplodere. Ma basta. Però forse questa cosa. Sì, sì, con la granata. Effettivamente. Col gas. Cacciavite. Che cos'è? Un razzo segnaletico. Sei alimentario. Questo è come lo butto, getta con questo. Ok, prendiamo questa, scusate. Grande. Getta anche la luce. Giusto, no, prendi questa e portala là. Di gas? Ah, però non esplode. Non esplode. Sembra esagerato. Perché? Perché... Come no? Anche secondo me... Anche il gioco ti diceva di provare. Cos'è? No, ero io che stavo cercando di... Oh, la granata anche, Preverei o la granata. Perché tanto la granata non la usi davvero per la gente, la usi per queste cose qua. Ah no, infatti per i nemici no. Scusate, come si equipaggia. Però mi hai sprecato un colpo di pistola, Non mi piace molto. Sì. Aspetta. No, no. Bravo. Boh, si può aprire tutto. Sì. Effettivamente sì. Guarda, adesso abbiamo anche più spazio nell'inventario. Ti premevo sotto un colpo. E la mappa. Questo è fondamentale. Oh, questa sottomappa è stata aggiunta la mappa principale dell'ufficio amministrativo. Premi un tasto per continuare. Dovevamo far così con tutte le stanze bloccate. Dai, abbastanza dietro. Allora, pronto, se lo vedi gli spari e ma scappi. Ma non sparare, vai via ora. Lo stordisce. Ma lui ci vede? No, insomma. Sì. Spara, spara. Corri, via. E però è proprio all'entrata ora. Vai, corri. Non so dove andare. Di qua. Vai via. Accendi la torcia. Troia. Vabbè. No, qua è stato scemo. È tosta. Allora, effettivamente, sparandogli lo stordisci. Però poi il problema della torcia è che... Dopo non puoi fare mentre... Non riesci a correre. Ah. Ma tu puoi correre mentre la carichi? No. Ah. Che scemo. Devi averla già caricata. Infatti il problema poi è quello. Non puoi correre all'infinito perché non vedi più niente. Ah, che palla. Lo so. Cioè, se volete ancora dovete premere, se no chiudiamo. No, chiudiamo, basta. È stato bello, mi dispiace, ma è anche vero che domani abbiamo un ospite da accogliere. Ma è vero. Dobbiamo essere freschi e riposati, non possiamo far troppo tardi. Allora, gioco che secondo me si potrebbe approfondire. Cioè, secondo me è mega bello. Amnesia è un bel gioco. Sì, sì. È figo, però può essere giocato. Per me sì, bisogna soltanto... Ah, mio Dio! Bisogna soltanto avere un pochettino più di coraggio. Tu sei distrutto. Ma è peso mentalmente, No, è peso, cioè, solo nella gestione delle varie robe. Però io mi medesimo troppo. Cioè, dici, entri dentro troppo al personaggio. Sì, sì. Capisco, vabbè. Comunque, ragazzi, Amnesia è un signor gioco in tutte le versioni. No, effettivamente è comunque carino, anche le dinamiche mi piacciono. Sì. Cioè, devi un attimo sbatterti almeno per le varie cose. Cioè, c'è un pochettino più di ingegno rispetto al vado avanti, scelgo due di A. Che noia. Mamma mia, non lo vorrei mai fare. Esatto. Comunque, grazie a tutti quelli che si sono abbonati, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Noi ci rivediamo domani mattina insieme a Frank in live aspettando Poldo. La live di domani si chiamerà Aspettando Poldo e troverete me e Frank che ci spaccheremo di video di Poldo prima che lui arrivi. Ci facciamo una maratona poldiana finché lui non arriva. Wow. No, bello. Va bene. Frank, se fosse bravo, mentre non ho capito. Se fosse stato, forse. Buonanotte, grazie ragazzi, notte a tutti, buonanotte. No, grazie davvero, gentilissima di averci seguito per 3 ore. E sopportato. Non so chi ve lo faccia fare. Assolutamente. Io non lo farei. Sì, sì. Contenti voi. Siamo noi loro abbonati. Ci penso a questa domanda mentre vado a casa. E basta. Ciao, notte a tutti, fate i bravi. Ciao ragazzi. Ciao. Chiudo. Arriverenze, sì. Chiudo. Addio. Chiudo. Ciao. Chiudo. Addio. Chiudo.